Allora, su Twitch le emote ce le hai sicuro, se hai la sub e le stai anche usando. Su Discord devi collegare l'account Discord all'account Twitch. Sono due clic. Anzi, se vai sul mio server Discord, c'è proprio una stanza chiamata Stanze Sub che ti dà le istruzioni su come fare. Il collegamento non è sempre istantaneo, nel senso che se tu non hai mai collegato Twitch e Discord e lo fai in questo momento, magari non funziona sin da subito. Ci vogliono una decina di minuti. Però poi dovresti aver tutto, teoricamente. Teoricamente. Poi, non vi so dire le cose con certezza. Grazie Meg, col 18esimo, bentornata. Non trovo lavoro, mi servono soldi per comprare oggetti futili. Mi spiace, purtroppo. Purtroppo è un periodo un po' del cacchio per trovare lavoro. Ora, grazie Ari intanto per il 15esimo. Thank you. Spammone di cuoricioni in chat anche per te. Ora, premesso che io nella mia vita non ho mai veramente dovuto cercare lavoro, o meglio, ho cercato lavoro per, tipo 6-7 mesi. In realtà no. Io ho avuto l'incredibile fortuna nella vita di non dover mai cercare un lavoro vero e proprio. Nel senso che finché ero alle superiori, ho sempre soltanto fatto lavoretti d'estate, ma per un paio di settimane. 3-4 massimo, cioè roba che mi faceva guadagnare zero noccioline. Poi sono andato a fare l'università in Irlanda e mentre ero a fare l'università i miei hanno detto: guarda, tutti i soldi che tu hai ricevuto nel corso degli anni noi li abbiamo messi da parte per darti una mano con l'università. Un po' ce li mettiamo noi, un po' sono quelli che sono arrivati a te. Quindi prendiamo, tipo, dividiamo in tre parti le spese. Un terzo lo metti tu, un terzo lo mette papà, un terzo lo mette mamma. E vediamo di aiutarti durante i 3 anni di college, soprattutto considerando che avevo anche una borsa di studio che mi dimezzava. Al primo anno mi ha dimezzato la tassa universitaria, al secondo anno me l'ha pagata per intero. Quindi di fatto erano quei 4, 5, 600 euro al mese di affitto e spese accessorie, quindi bollette, proprio la spesa per mangiare, le uscite. Me la cavavo con quei 5-600 euro al mese a seconda del di quanto pagavo d'affitto in una casa piuttosto che un'altra. Però ecco, a un certo punto, durante il mio primo anno di università, io ho cominciato a cercare lavoro. Ho mandato in giro, tipo 100 curriculum diversi. Mi hanno chiamato per un colloquio. Uno, a cui non potevo andare perché avevo un esame universitario. Io l'ho detto che avevo un esame, mi hanno detto, vabbè, cazzi tuoi, ti trovi un altro lavoro. Ma frate, ma anticipamelo di 4-5 ore. Posticipamelo di un giorno, anticipamelo di un giorno. Che tica... No! O mi presentavo quel giorno a quell'ora oppure mi attaccavo al cazzo. Basta. C'è anche da dire che le mie esperienze erano zero. Immagino che cominciare a cercare lavoro con zero esperienza sia tosta. Io, fortunatamente ancora non l'ho dovuto fare, perché poi, dopo quei mesi di università, ho detto, vabbè, c'è l'estate. Quei pochi... Pagavo 200 euro di affitto al mese nel dormitorio d'estate, perché d'estate non te lo fanno pagare niente, su Cork. 250. E allora ho detto, ma sai cosa? Quei 250 io da Twitch riesco a guadagnarli? Da Twitch, da YouTube? Sì, ce la faccio. Ne guadagnavo 253. Però ce la facevo. Allora ho detto ai miei, no, non torno in Italia, rimango in Irlanda e mi arrangio così. E poi da lì ha preso piede. Ha preso piede ed è diventato il mio lavoro a tutti gli effetti, però per fortuna non ho mai dovuto cercare lavoro, soprattutto in questo periodo deve essere un inferno. Claudia ha la grande fortuna di avere tipo 10 anni di esperienza di lavoro alle spalle, quindi lei ha iniziato a cercare lavoro dopo le vacanze che abbiamo fatto, quindi ha iniziato a metà agosto, a inizio settembre aveva il lavoro e aveva fatto almeno 5-6 colloqui, per farvi capire. Perché? Perché lei ha un sacco di esperienza alle spalle. Partire con zero deve essere tosta. Infatti, good luck a tutti quanti. Non... Purtroppo, o meglio, per fortuna è una cosa che non posso capire. Però mi dispiace che sia così tosta, perché è bruttino. Me ne rendo conto, ma anche parlando con i miei amici su in Irlanda, minchia... Lì, per carità, il costo della vita in Irlanda è infinitamente più alto rispetto a quello dell'Italia? In realtà no. Cioè, se vai a Dublino, sì lo è.
ma non è molto più costoso rispetto a Milano. Il punto è che gli stipendi sono gestiti diversamente. Cioè, lo stesso lavoro, per lo stesso lavoro identico praticamente che fa Claudia, la gente viene pagata quasi il doppio in Irlanda, più le mance, che dipende dal posto in cui sei, però in alcuni posti sono di più, in altri di meno, in alcuni proprio non ci sono. Però tendenzialmente il costo della vita è sì più alto, ma ti pagano anche di più, però comunque ti becchi delle belle ciabatte a livello di costo della vita. Però ecco, è un po' più facile trovare lavoro se non si ha esperienza. O non troppa. Basta intestardirsi per qualche mese, mi hanno detto. In Italia è molto più difficile. Poi io, ripeto, io sono l'ultimo stronzo che deve parlare. Io ho sempre fatto o l'animatore in campeggio barra in colonia, oppure lo youtuber, lo streamer. Quindi, yay! Io non conto. Per fortuna e purtroppo. Dico per fortuna perché sono contento di fare questo nella vita. Dico purtroppo perché so che il giorno in cui questo finirà, o mi reinvento e continuo a lavorare in questo settore, oppure sto fottutissimo nel culo. Allora, devo un attimo recuperare un paio di sub che sono arrivate. Ne ho persa qualcuna? Sì, ho perso quella di Ema. Grazie per il 30esimo. Tanti, troppi mesi. Ciao, bellissimi. Per la prima volta intanto sento che sto bene. E quindi niente, sono felice, cazzo. Dovevo condividerlo. Un bacione. Thank you, thank you, thank you. Bentornato, bentornato. Perdonami, Ema, ma me l'ero proprio perso. Tra una roba e l'altra. Grazie a... Rajek? Grazie, bello! Grazie Kami per il 28esimo, bentornato Dark Philly con il 39esimo, hello, salve, un bacione, buona stream, grazie mille, buona serata, grazie Karasu, o Karasu, o Karasu, grazie per il terzo, fate la sub, ciao Tiaro, un bacione, e grazie anche a Francesco Magagnato per il settimo, un bacione. Tra 2 mesi nasce il bimbo, che schifo i bambini, se divorziano te lo prendi te. No, lasciate perdere che io i bambini... Allora... Io vivo secondo questa filosofia. I bambini, quelli piccoli, mi stanno tutti antipatici, tranne quelli dei miei amici e i miei. Dico quelli dei miei amici e i miei perché ho più amici con figli che io figli miei. Io non ne ho. Amici con figli ne ho uno. Cioè due, sì, ma care, nel senso. È una la coppia che ha figli. Però sì, quelli sono gli unici bambini che mi stanno simpatici. Basta. Gli altri non li sopporto. Poi, ecco, una cosa che io faccio fatica è quando le persone dicono: ma guarda un po' che bel bambino. Poi guardi dentro il passeggino, dentro la culla, ed è uno sgorbio alieno di 57 centimetri. No, non è bello. È un bambino. Io non li trovo belli i bambini. Li trovo abbastanza ripugnanti. Sono delle sottospecie di ibridi tra umani e alienoidi che sono lì. Si muovono, fanno la cacca, piangono e lanciano cose in giro. Basta. No. Vabbè, a me i bambini piccoli, cioè proprio a me non piace, io non riesco a dire che bel bambino. Non mi viene da dirlo. Infatti, ora dirò una cosa brutta. Però quando incontro persone che hanno dei bambini, magari, ah, che bel bimbo, io dico sempre, guarda che begli occhioni che ha. Perché spesso e volentieri, in effetti, gli occhi sono l'unica parte effettivamente umana sviluppata bene dei bambini. Certo, hanno i colori un pochettino sminchiati, quando crescono poi cambia. Però gli occhi sono effettivamente l'unica parte che è ancora sensata in un bambino. Il resto è tutto sproporzionato, tutto molliccio. Se lo tocchi troppo male in testa... No! Io non ce la faccio. Cioè, a me piacerebbe avere figli, ma ad oggi, se devo pensare a me con un bambino qua, mentre sono in live, dai, su, fai un po' di people sleep, TRL così in chat, su via. Capite? Io non mi ci vedo. Adesso come adesso. Anche io sono stato bambino. Sì, ma anch'io ero un alienoide, infatti. Io non lo metto in dubbio, cioè per me sono tutti alieni. Io lo ero, mio fratello lo era.
i miei figli saranno degli alienoidi. I bambini sono scimmie, change my mind. Ed è per questo che secondo me le scimmie, noi esseri umani, dovremmo poterle tenere come pet, come animale da compagnia. Perché una scimmia è letteralmente un bambino che però non parla. Cosa vuoi di più dalla vita? Che c'è di meglio? Comunque. Se lo tratti come la chat, me lo portano via i servizi sociali. No, 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 altro che i servizi sociali me lo portano via, viene direttamente, che ne so, il capo, il tipo il ministro alla sanità che mi taglia via le palle proprio. Non è che dici, ah no, ti sterilizzerò, no, prende, arriva col forbicione, mi taglia via le palle e dice, meglio prevenire che curare. Io non ne voglio sapere, io non voglio che quest'uomo diventi padre, meglio evitare. No, una scimmia non la prenderò mai. No, 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 no. Sono stata da parte, bombe mavo. Poi le scimmie sono cattive, occio. Sai qual è il problema grosso? Che poi ti ci affezioni cosa? Alle scimmie o ai bambini? Ma arrivate ai bambini, ovvio che mi ci affeziono. Cioè, ora io faccio tanto il cazzone. Ma quando. Cioè, se arriverà il giorno in cui avrò figli, e ripeto, mi piacerebbe prima o poi avere figli nella vita, solo il primo che difenderà questo sgorbio semiumano perché è la persona più preziosa della mia vita. Già lo so che sarò così. Sarò super protettivo, che farò attenzione a ogni singolo millimetro della casa per far sì che sia tutto a posto per questo creaturo. Però sì, in generale, cioè se vado in giro, finché non hanno 2 o 3 anni, sono sgorbi. Poi iniziano a essere mini umani, iniziano a essere cuccioli di umano. Poi crescono. Allora, nella mia testa funziona così. Hai la prima fase di età, sgorbio, semiumano, fino ai 2-3 anni. Poi dai 2-3 anni fino ai 4. Vedi, lei è permanentemente nello stato di sgorbio. Povera Kamar. Poi dai 2-3 anni fino ai 7, 8, 9. Anzi, no, dai 2-3 fino ai 4-5 arriva quella parte in cui sono carini. Ci puoi giocare. Ma siccome devono apprendere bene come funzioni il linguaggio e come si faccia a parlare bene e fare frasi di senso compiuto, dicono parole a caso. Io non sopporto i bambini che dicono parole a caso. Ah! Ah! Tipo, controller, portafoglio, bottiglia, palla! E ti lancia qualcosa addosso. Però ma che cazzo vuoi di dire uno schia... No, sto scherzando, Twitch. Sto scherzando. No, quella parte lì io faccio fatica, perché... Faccio fatica. Io devo poter comunicare con le persone che ho davanti. Quello sgorbio parla, ma non comunica. È letteralmente lo stadio 2 dell'alieno. Primo è nella sua casa. Avete presente Mewtwo? Mewtwo nel film. Mewtwo Pokémon Movie. Dai, non ditemi che non c'è una foto di lui dentro dentro la cupola di vetro. Eccolo. Incubatore. Vabbè, non è propriamente il film, però ci siamo capiti, no? Schermo sbagliato. Ok, i bambini da 2 a 3 anni sono così. Dentro una capsula che esistono, ma non fanno nulla di più che esistere. Poi hai la fase 2 in cui diventano dei Pokémon effettivi. Perché? Perché i bambini iniziano a muoversi autonomamente, iniziano a
esprimersi, ma lo fanno utilizzando le parole sbagliate. Ed è una cosa perfettamente naturale, perché devono capire come funziona il linguaggio e come usare bene le parole. Io sto ancora imparando e ho 27 anni quasi. Però, cioè, essenzialmente passa da Mewtwo nell'incubatore a Pikachu che ti segue dicendo Pika Pika, Pika, Pika Pi. Poi arriva lo stadio successivo, che è quello rivale dei giochi Pokémon. Che c'ha da parlare e rompere il cazzo sempre, arriva il periodo dei perché. Ma perché questo? Perché quell'altro? Perché quell'altro ancora? Poi cresce, una volta che arriva a essere un fottuto adolescente, e rompi i coglioni per motivi diversi, perché è ribelle, deve andarti contro a tutti i costi. Tendenzialmente, non dico che siano tutti così, ma tendenzialmente siamo un po' tutti ribelli e cerchiamo sempre di fare qualcosa di contrario. Esempio, il mio modo di ribellarmi era non andare a tagliarmi i capelli quando mi dicevano di farlo, o non tagliare la barba. Questa grandissima ribellione. Poi, una volta finita l'adolescenza, fuori dai coglioni. Quanti anni hai? 16, puoi uscire di casa. Puoi andare a scuola, trovarti un lavoro e mantenerti da solo. E poi c'è la fase in cui divento io il bambino, perché sono un vecchio di merda che ha bisogno di essere portato in giro sul Caregon e a cui bisogna cambiare la bandalogna perché mi ci scango sempre dentro. La vita è un po' un gioco Pokémon. Però sai parlare, e quello è un altro problema. A me farà sempre ridere. Adesso sto ridendo perché mi viene in mente una scena di mio nonno. Praticamente, mio nonno era affetto da morbo di Parkinson, ok? Per chi non lo sapesse, il Parkinson è un morbo che ti causa una serie di continui spasmi muscolari. Mio nonno aveva anche un caso abbastanza grave di Parkinson e aveva bisogno di assistenza e di cura. Cioè, più che di cure, perché non c'è propriamente una cura per il Parkinson, però di assistenza per fare molte cose. E mi ricordo che a un certo punto dovevano cambiare. La chiamerò badante. Sì, forse badante è anche il nome giusto. Dovevano cambiare la badante, ok? Ora, il discorso qual è? Spesso quando tu prendi una badante a un nonno, una persona anziana, è perché questa persona non riesce più a gestirsi perché non ci sta più con la testa. Io lo so già che io a 70 anni sarò completamente fuori di testa e sarò chiuso in una stanza della casa di riposo, convinto di star registrando un gameplay di Minecraft mentre mi incazzo e bestemmio perché OBS non funziona, ma in realtà davanti a me ho una scatola di crackers. Io già lo so che succederà questo, eh. Però, al di là di questa triste scena, spesso purtroppo capita che con l'età le persone iniziano a non essere più autosufficienti, ma non perché non ce la facciano fisicamente, ma perché proprio non ce la fanno mentalmente. Mio nonno era l'esatto contrario. Mio nonno fisicamente non ce la faceva, e mia nonna, per quanto potesse stargli dietro, comunque, cioè, aveva intorno ai suoi 70 anni anche lei, quindi inizia a far fatica anche tu a cercare di tirare su e giù dal letto questo, perché mio nonno era un omone, mio nonno era più alto di me, era grande mio nonno, quindi figuriamoci. Vabbè, tutto questo per dirvi che di solito la selezione del badante o della badante avviene senza la presenza della persona di cui la badante si deve prendere cura, per quel motivo che dicevo prima. Mio nonno invece l'ha sempre presente, perché lui dice, se deve prendersi cura di me, io mentalmente ci sto, semplicemente non ci sto fisicamente. Quindi devo andarci d'accordo, devi piacermi la persona che viene a prendersi cura di me. E lì mio nonno mi faceva spanzare, perché lui, quando arrivavano i possibili candidati per la interview, per il colloquio, arrivava, che ne so, persona numero uno, incredibilmente qualificata, molto educata, ma allo stesso tempo decisa quando c'era da essere decisi, perché mio nonno, comunque io sono testardo e lo sono per un motivo, cioè perché di famiglia sia da un lato che dall'altro siamo tutti testardi, quindi se c'era da impuntarsi hai bisogno di qualcuno che ti dia contro, altrimenti non ne esci più. E mio nonno ogni volta diceva, bah,
Boh, cioè, no. Non mi sta tanto simpatica questa persona. Poi arrivava la giovane neolaureata che ha appena finito tutti quanti gli studi e che sta iniziando adesso a entrare nel mondo del lavoro e sta iniziando adesso a cominciare il suo percorso da OSS, credo sia il nome giusto, tipo delle operatrici sanitarie. Ovviamente ti arriva in casa questa bellissima ragazza, molto giovane, ma un'incapace tremenda, proprio incapacissima, una pepegotta, e lui subito: lei mi piace. Lei è quella giusta. E mia nonna subito: per favore. È un'incapace questa, non sa neanche versarsi l'acqua in un bicchiere. Mio nonno era così. Mio nonno era così. Nonno voleva soltanto le badanti carine d'aspetto, non gli importava se fossero competenti o meno. A mia mamma è uguale, mia mamma ha detto che vorrà un bello omaccione cubano. E vabbè, dovrò metterlo nei requisiti del curriculum quando toccherà a lei, che deve essere per forza cubano. È di famiglia. A me invece non frega niente, datemi un PC da gaming così faccio il mio retro gaming con Minecraft e sono contento. Lo so che toccherà a me cercarlo, infatti mia mamma l'ha già detto a me, a Raul. Vabbè. Grazie Slucky per... o Las Lucky, o Las... Lu... Grazie per il primo, benvenuto, un bacione, Sium anche a lei. Federico, grazie per il terzo, e Pagaz, grazie per il 55esimo, un bacione. Sai quanti Pagaz ci vogliono per avvitare una lampadina? Nessuno, perché tanti Pagaz non concludono mai nulla di buono. Frate, volete sapere una cosa divertente? Io ho il balcone, ok? Il balcone però non è illuminato da niente, sono in una strada abbastanza buia. E quindi se io sono... Se adesso, per dire che è buio fuori, vado in balcone, non vedo un cazzo. Non vedo assolutamente niente se non le finestre dei vicini che mi spiano dentro casa ogni 3x2. Però c'è una lampadina sul balcone. Indovinate quanto tempo fa si è bruciata? 2 anni fa. Tiarma, tu sei in casa da un anno e mezzo. Appunto. Secondo voi l'ho cambiata? No. Perché ogni volta che vado tipo da Leroy Merlin, dico: ah, cazzo, devo passare lì. Aspetta, che prima che esco, vedo che tipo di attacco ha la lampadina. Perché voi direte: ma non sono tutti uguali. No. Ci sono quelle un pochettino più slim, quelle un pochettino più chonky, cose. Non lo faccio mai. L'ultima volta che ho detto: ah, ora lo faccio. No, perché? Perché serve la brugola di una dimensione specifica che io non ho. Mattia, non hai delle brugole? No, ho soltanto quelle generiche dell'IKEA. Più altre che avevo preso in un set, ma non ce n'è una della dimensione giusta. Quindi o è troppo piccola e gira vuoto, o è troppo grande e non ci entra. Ed è ancora lì quella cazzo di lampadina. Il Leroy Merlin piazzato nel centro commerciale dell'IKEA è proprio... No, non è lì. E vabbè. Non è propriamente lì, nel senso che momento paint ma fatto di persona. Cioè, ora fate finta che questa qua sia Casalecchio di Reno. Qui hai il centro commerciale Gran Reno. Qui hai l'IKEA. E poi qui hai Leroy Merlin. No? Fico, eh? Però il futanari è che il Leroy Merlin è rialzato rispetto all'IKEA. Non è neanche così scomodo, ci arrivi comodamente. Ci vado una volta a settimana dal mio 18 anni, direi che lo so. No, tu... Vabbè, ma non è incastrato. Incastrato sarebbe stato qui. Non qui. Lui è qui, non qui. Sì, tonno, ho un tatuaggio. E grazie, Zirro, per il settimo. Un bacione. Hello, hello, hello. Sono arrivato ora. Just chatting oggi. E boh, bella domanda. Dico niente. Dico niente. Allora, tornando
tatuaggio, sì, ve lo faccio vedere. Devo raccattarlo dal profilo Instagram del mio tatuatore, perché io non... Non ho una foto mia a portata di mano. Peppe Gallà. Un attimo che devo scrollare un po', per ritrovarlo, che l'ha pubblicato... L'ho fatto più di 2 anni fa. L'ho fatto il giorno in cui ho avuto il mio primo appuntamento con Claudia, per giunta. Cioè... Circa... la prima volta in cui eravamo soltanto io e lei. E non eravamo fuori con un gruppo di persone. Povera donna. Lei mi... Cioè, io mi chiedo perché stia con me. Forse ci sono quasi, eh. Mi ricordo alcuni dei tatuaggi che sto vedendo adesso nei suoi post. Eccolo. Questo è il mio tatuaggio. Ce l'ho sulla coscia sinistra. Ce l'ho qui. Questo è il mio tatuaggio. Ho voglia di farne un altro. Ho assolutamente voglia di farne un altro, ma con molta calma. Mi sa che me lo faccio prossimo anno. Motivazione del tatuaggio? Allora, il mio animale preferito è la tartaruga, ok? È il mio animale preferito insieme al corvo. Però fa parte di una combo di tatuaggi e devo ancora fare questo lato. Praticamente, a sinistra... Adesso ho bisogno un attimo di capire una cosa, aspetta, eh. Allora... Teoricamente, la parte sinistra del cervello è quella logica, è quella razionale, mentre la parte destra è quella più artistica, quella più creativa e irrazionale. Quindi, sulla coscia sinistra ho fatto questo simbolo della mitologia cinese, che è la tartaruga nera. Tartaruga nera che è simbolo di equilibrio, saggezza e razionalità, che va di qua. Mentre dall'altro lato... Vado a fare la tartaruga cosmica. Devo ancora farlo, ma ce l'ho in mente. Dall'altro lato c'è la tartaruga cosmica. La tartaruga cosmica, Cosmic Turtle. È questa qui. Questo Kel è la tartaruga che supporta. Sul cui guscio ci sono degli elefanti che supportano la terra piatta, solitamente. Tyr, sei un terrapiattista? Non c'entra un cazzo, ok? È una cosa che è un simbolo che mi ricordo, parlando, leggendo, è un simbolo che è spesso associato invece a un qualcosa di più creativo, alla natura, a tutto ciò che è l'opposto della tartaruga nera. E quindi, sinistra, razionale, destra, creativo. E vado a fare questa cosa di bilanciamento. Poi io devo fare un sacco di tatuaggi ancora, che però non ho mai avuto... Non dico la voglia, sono molto picky. Sono molto picky, quindi se non mi piacciono tutti quanti gli artwork di un tatuatore, non vado. E a Bologna so che ci sono tantissimi bravi artisti, ma non mi sono ancora informato. Poi io, per carità, cioè, magari ce n'è uno che mi piace, ma che non ha lo stile giusto. Questo qua lo vorrei fare a colori. No, il Magatama è perso. Non so che fine abbia fatto. Grazie Ale per i 50 bits. Un bacione. Non so cosa scrivere. Chap. Comunque fate la sub, se no TRVTRL ganna. Poggers. No, lo so che è una bullshittata, Riman, però è... È bello da vedere nella mia testa. Non so come dire. Lo so che non funziona così ed è tutta quanta una matassa interconnessa. È un po' come il mio cable management. No? Io posso anche dire che è bello ordinato, ma in realtà rimane comunque una matassa di cavi. E se non è tutto quanto collegato bene, non funziona tutto quanto nel mio PC. Ed è anche una merda spesso. Questo sì, no, fa schifissimo. Ho bisogno di sistemarlo, sto cazzo di cable management.
Mi si sono anche staccati due pannelli fonoassorbenti. Sì, c'ho sempre i pannelli fonoassorbenti che mi si staccano. Però. Vabbè, dettagli, poi. Lo so che teoricamente parte destra controlla parte sinistra e viceversa. Anch'io mi sembra che avessi letto sta cosa. Però. Boh, non ricordo. Ci avevo ragionato su, alla fine avevo deciso di farla là per un motivo ben preciso. Non ricordo bene quale, ma ricordo che l'avevo fatto così per un motivo preciso. Però sì, ho voglia di farmi tatuare qualcos'altro, ma soldi. Soldi, raga, costano. Se li vuoi fare bene, costano. E di farlo male per pagare di meno non mi va. O fare qualcosa di piccolo. Poi, una volta che ho deciso dove andare, ho deciso da chi farmelo fare, quando, come, lo farò. Ma poi io ho tante altre robe che mi voglio far tatuare, perché comunque. Aspettate, avevo trovato una lista di cose che mi volevo far tatuare. Ora la recupero. Perché me l'ero screenata e salvata su. Su Telegram. La trovo adesso, eh. Mentre ringrazio Elbio per il 37esimo, un bacione. Buonasera, bella gente. Hello Elby, grazie per il 37esimo. Come lo va? Tutto bene? Ho comprato da poco la collection di Uncharted. Non vedo l'ora di ricominciare per avere del tempo libero. Dannato studio. Non me ne parlare, io non ce la faccio più col lavoro. Guardate, io letteralmente settimana scorsa ho detto: ah, bellissimo. Ho finalmente finito di editare la cazzo di carriera di merda. Di. No, non carriera di merda, però. Sapete che io odio editare i video. Però, no, finalmente ho finito di editarmi la cazzo di carriera con il Südtirol. Teoricamente, io, per settimana prossima, avevo previsto Pokémon Uranium per venerdì della prossima settimana. O no, per questo venerdì, mi sa. Sì, la programmazione avevo previsto Pokémon Uranium per questa settimana. Ho detto, ah, va che bello. Avrei da montare 36 ore di Pokémon Uranium. Sai cosa? Rimandiamolo di almeno altre 2 settimane, se non addirittura tre. E quindi ho sostituito quel video lì di Pokémon Uranium con un altro video più normale. Però Surmacchio mi ha scritto e mi fa: Andre, io sono incasinato in questo periodo. Sono un sacco incasinato in questo momento. Non ce la faccio a montarti tutti i video. Riesco a fartene 2 su 4 sta settimana. Allora, uno, appoggiati a Gabri, che è l'altro ragazzo che edita i video di tanto in tanto. Anzi, adesso probabilmente non ho parlato con lui direttamente, perché me l'ha fatto conoscere Eme, e ho sempre parlato tramite Eme con lui. Quindi probabilmente adesso inizierà a montare qualche video in più, perché anche su Surmacchio iniziano a starci più dietro, giustamente. Però ora mi ritrovo a dover editare un video per giovedì. Ed è proprio lo speciale dei 10 anni che ho registrato. Dei 10 anni del canale che ho registrato insieme a Diego e Sal. E quindi voi direte: vabbè, che vuoi che sia. No, è vero, avete ragione, non è così traumatico. Sono solo 3 ore e 10 di Minecraft. Che ce la faccio sempre meglio delle 10-15 ore di FIFA, soprattutto perché molte di queste sono robe che non posso mostrare. Perché sono Diego e Sal che fanno battute poco opportune. Per YouTube. Vabbè, comunque. Giovedì vedrete questa cosa. Giovedì vedrete questa cosa. Com'è che siamo arrivati a parlare di programmazioni e quant'altro? Teo, il motivo per cui non la metto su Discord è che mi dimentico, perché sono scemo. Perché ho parlato di sta roba di editing? Non lo so, mi dimentico. Vabbè, raga, ma io sono pieno di clip vecchissime che ho sul PC, non so neanche quante possa farne vedere di quelle che ho. Un attimo che muto un attimo il PC. Clip storiche. Ah, ho tutte quante le clip di Twitch, queste no. Ah, clip extra. Allora, c'è Simo che durante una wiki race finisce per sbaglio su una pagina piena di cose bannabili per YouTube e che quindi ho dovuto proprio prendere e tagliare fuori, però l'ho tenuta. Poi
poi c'è una battuta bruttissima di dark humor durante un video di Fortnite che non posso tenere. Poi ce n'è una. Aspetta, questa qua devo sentirla. No, ok, non posso dirvi che cos'è. Una in cui c'è la mia ragazza che mi chiama per dirmi che si è dimenticata cose dopo dirmi. Allora, quando ancora faceva avanti e indietro da Milano a Bologna, ogni volta prima che uscisse le chiedevo se avesse tutto e quant'altro. Un giorno ho fatto più rompiballe, ma a caso, ogni tanto capita che mi impunto su una cosa. Allora gli ho chiesto per 15 volte in 10 minuti. Gli ho chiesto, ma hai preso tutto? Hai preso tutto? Hai preso tutto? E fa, sì, ho preso tutto, non rompere i coglioni. Va via, mi metto al PC per registrare. Mi chiama, ciao, ho dimenticato una cosa, me la porti giù? Grazie in tutto questo a Tiger, White Tiger per il decimo, a Regi per il secondo e a Rick Mauro per l'ottavo. Un bacione bello. Ciao, Tiger, non so da quanti mesi non mi riabbono, e so solo che da quando ho Prime. Fate la sub col Prime, grazie, è gratis, un bacione. Poi ne ho una. Pagaz, ci sei in live o se n'è andato, Pagaz? Aveva le castagne e se n'è andato. No, peccato. Niente. Perché ora non ricordo bene quale fosse il contesto. Ma c'è una clip in cui Dani dice questo. Se riesce a fare due gol in questi 10 secondi, Pagaz muore. Non so perché, non ricordo il contesto, forse eravamo in live, non ne sono sicuro, ma l'ha detto e non ricordo il perché. Non ricordo perché sia successo, ma è successo. Vabbè, poi ho Eme e Tano che bestemmiano durante una WKC perché hanno trovato una mela OP nelle chest. C'è una in cui Simo parla di una persona abbastanza bassa di statura e dice che potrebbe usarla come scarpa infilandogli il piede in bocca. E poi c'è quella in cui bestemmia nei panni di Siba, di Sidar. Bellissimo. Vabbè. Comunque. Povero Pagaz, non ricordo quale fosse il motivo di questa frase. Però era venuta fuori, poverino. Forse era. Sì, perché allora non era in live da me, perché non c'è la webcam né niente, è soltanto il gioco. Quindi vuol dire che stavo registrando per un video io, un potenziale video. Non ricordo. Non ricordo, ma mi sembra che lo abbia detto per un motivo ben preciso. Ora, piccola pausa dalle chiacchiere varie. Vedo che in chat mi state chiedendo in tanti che cosa fare con FIFA, perché cosa intendo fare. Tiar, cosa farai? Quando farai la prossima carriera? Ora ve lo spiego. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto 7, in realtà 8 carriere di FIFA, ok? Quest'anno non intendo farne altrettante, quest'anno vorrei farne un po' di meno. E magari distribuirlo un po' meglio durante l'anno invece che farne una un mese sì e una un mese no. Ora, abbiamo fatto la nostra carriera con il Südtirol. Perfetto, benissimo. Dopodiché, tra qualche giorno, suppongo già settimana prossima, vorrei cominciare la seconda carriera di FIFA 23, che dovrebbe essere una carriera interattiva. Quindi quelle in cui siete voi a fare gli acquisti e a sistemare la squadra, a gestirla, insomma. Carriera interattiva che dovrei fare in Francia, perché? Perché l'anno scorso con l'Escargot non siamo riusciti a portarla a termine. Quest'anno mi piacerebbe provarci. Vediamo se ce la facciamo. Comunque teoricamente dovrebbe cominciare settimana prossima. Poi altre carriere, premesso che dopo quella col Südtirol, altre in Italia non ne farò. E dopo quella con la squadra che andrete a creare voi, altre in Francia non le farò. Vorrei farne altre tre, di cui una ancora interattiva e altri due normali, più forse una sesta. Allora, in realtà vi dirò, nella mia testa c'era l'idea di fare una serie, tipo una serie, una. Come si chiama? Una carriera nel campionato inglese partendo dalla quarta serie, ma il problema della quarta serie è che.
purtroppo quest'anno il potenziale dei giocatori fa un po' schifo. Quindi finché non sistemano quella cosa lì, se la sistemano, tra parentesi, perché non è neanche detto che lo facciano, non so quanta voglia io abbia di prendere una squadra dal quarto livello del calcio inglese e portarla su. Soprattutto perché, realisticamente, non potrei tenere nessuno dei giocatori con cui comincio. Perché non ce n'è neanche uno di decente con cui fare tutta quanta la scalata e arrivare a tenersi in squadra anche quando è un 90 di overall dopo 7-8 stagioni. Quindi non lo so. Perché se i giocatori partono da un 55-60 di overall, per come funziona il potenziale dinamico quest'anno, anche dovesse iperperformare, non andrebbe mai oltre l'80, 82, 83, 84, l'abbiamo visto con Pululu. Quindi non lo so, non lo vedo molto sensato, purtroppo. E quindi devo capire. Però sì, sicuramente avremo una o forse due carriere interattive, di cui la seconda la farei in estate. E nel mezzo fare altre 2-3 carriere normali. Di cui magari una con lo stesso stile della carriera con gli Shamrock l'anno scorso, cioè soltanto giocatori di una determinata area. Poi l'anno scorso con gli Shamrock ho fatto soltanto giocatori irlandesi in squadra irlandese. Magari, che ne so, prendo una squadra del campionato messicano. Messicano no, però la farei in Europa realisticamente. Però prendo, che ne so, il campionato danese e la faccio soltanto con giocatori di Ghana, Nigeria e Togo. Che ne so. Adesso sto facendo un esempio proprio di merda. Nel senso che posso comprare soltanto giocatori provenienti da quelle parti del mondo. Oppure potrei fare, che ne so, una carriera in Svizzera con solo giocatori svizzeri. In Polonia con solo giocatori polacchi. Cose di questo tipo. Altro? Sì, poi ce ne sarà un'altra normale. Ah, e in tutto questo voglio anche riprendere in mano la carriera col Südtirol. Più avanti però, non voglio farlo adesso. Tra qualche mese riprenderemo il Südtirol e cercheremo di fargli vincere la Champions. Questa volta però senza essere costretti a essere legati ad alcuni giocatori. È vero che il campionato messicano non c'è più. Quindi, cioè, per dire, per quella che era la serie che abbiamo fatto anche proprio a livello di video su YouTube, abbiamo preso Scalvini e Pululu all'inizio. Scalvini e Pululu non li volevo dar via, eppure sarebbero i primi due giocatori da migliorare in quella rosa. Quindi magari, che ne so, prendi Pululu e Scalvini, li sposti in panchina come super sub e prendi una nuova punta, un nuovo difensore centrale, con quella rosa vai a vincere la Champions. Cose di questo tipo. Però la voglio sicuramente riprendere in mano, questo è poco ma sicuro. Carità con la sala della Red Bull. Oh, lascia fare che dicono che il Südtirol sia un obiettivo della Red Bull. Cioè, pare che Red Bull sia interessata a comprare il Südtirol. Poggers. Pululu 81 è un colpo al cuore, sì. Però se quest'anno mi hanno fatto così il potenziale dinamico che funziona a merda, schifino. Carità giocatore, devo provarla. Perché l'anno scorso non mi è piaciuta. Quindi vedremo. Devo provarla per i cazzi miei offline, se mi piace bene. Se no, sti gran cazzi. Mi date un secondo che Claudio mi ha mandato un vocale e non so che cosa voglia. Scusatemi, nulla di grave. Nulla di grave, perdonatemi. Lo so che è poco professionale mettersi ad ascoltare i messaggi che ti vengono mandati o a leggerli, però... Insomma.
succede? Si spezia, l'ho visto. Stavo guardando la partita, ero in palestra l'altro giorno. Ero in palestra e... Vabbè, avevo finito in realtà, perché ero lì da mezzogiorno e mezzo, era tipo le 2:20. Ero distrutto, non ce la facevo più. Ero lì in spogliatoio, che stavo aspettando che Claudia finisse di lavorare, perché, come vi dicevo, ci siamo iscritti ad una palestra che è vicina al suo posto di lavoro, piuttosto che vicino a casa. Allora, siccome lei diceva, io esco alle 2:30, alle 2:40, 2:45 sono da te, perfetto. Allora, io cosa faccio? Tra le 2:15 circa e le 2:40-45, mi siedo in spogliatoio e inizio a guardarmi su Tirol Parma. A un certo punto, Nicolussi Caviglia tira fuori il gol del secolo. Non vi nascondo che mi è partita la bestemmia in mezzo allo spogliatoio e 4-5 persone mi hanno guardato male. Ma non è che lo abbia urlato, è stato un porca troia. Era proprio tra me e me, però qualcuno si è girato offeso. Ah, devo rispondere a un commento su YouTube. No, mi è arrivato il classico commento del... Ah, dici troppe parolacce, non sei un buon esempio per i bambini. Fra, io non vorrei dirtelo, ma... Non sono io a doverli educare. Ah, cake. Posso leggervela questa? Tanto non faccio nomi né niente. Allora, non vi faccio neanche vedere niente. Un paio di settimane fa abbiamo fatto la reaction al Minecraft Live insieme a Eme, Tech e Eren. A fine live, Eme riceve un messaggio. Un messaggio da una signora che noi chiameremo Genoveffa. Per comodità la chiameremo Genoveffa, ok? Ciao, sono molto dispiaciuta perché ho fatto vedere a mio figlio la live di Minecraft, ma i tuoi amici, uno in particolare, non ha fatto altro che usare un turpiloquio che mi ha infastidito molto. Ma è proprio necessario usare per ogni frase che si pronuncia un intercalare... Anzi, scusate. Ma è proprio necessario per ogni frase che si pronuncia intercalare con un cazzo... Ah, con un C puntini puntini o un porca T puntini puntini. Insomma, avete il dovere di educare i giovani che vi seguono. Non mi è piaciuta per niente la performance di oggi. E allora io gli faccio Eme, perdonami. Ora screena questa risposta e mandala alla signora Genoveffa. Buonasera, gentile signora Genoveffa. Sono quello che usava turpiloqui. Ci tengo a farle presente, con la L maiuscola in segno di rispetto, che l'educazione dei suoi figli è tutto tranne che responsabilità mia o di Emerald. Se lei non è in grado di farlo e deve affidarsi a degli youtuber, può sempre prendere in considerazione l'idea di metterlo in adozione. Quindi vada pure a farsi fottere in culo. Cordialmente, Luca Tano Marcacci. Mi sono firmato Tano, però... Tra l'altro è in un gruppo in cui c'è anche Tano. L'ho fatto apposta, però... Non gliel'ha mai mandata questa risposta, Eme, purtroppo. Purtroppo. Hi, Mitzi, how are things? Risposta di classe. No, allora, stronzata a parte, è una cosa che a me dà fastidio. Cioè, vedere... Grazie, Zavadone Cipollotto, per il Prime, benvenuto. I'm doing great, thank you. Doing just fine. Slightly tired from the work. But yeah. Got nothing to add. My life is kind of repetitive. I just sit here all day and just work. Work, work, work. Scusate, c'è Mitzi in chat. È una ragazza di California che ci segue. Non ricordo se San Diego o San Francisco, una delle due. Però. Allora. No, dicevamo. A me danno fastidio. Un sacco. Un sacco. Quando i genitori arrivano a dirti ma dici troppe parolacce, non voglio far vedere... Tipo, se fai così non farò più vedere i tuoi video a mio figlio. Fra, grazie al cazzo, cioè... quanti anni ha tuo figlio? 6? Che cazzo ci ha fatto un figlio di 6 anni a guardare i miei video? Oh! Cioè,
Sì, allora, io non posso capire come ci si senta essere genitori. O meglio, posso immaginarmi i primi 2 anni di vita con lo sgorbietto, come dicevo prima, che dici, è lì, esiste, respira? Sì. Ha fatto la cacca? Sì, cambiamolo. Ha mangiato? No. Cacciagli qualcosa in bocca. Vedrai che mangia. Basta. No, però Eme tende a essere abbastanza family friendly. Farai doppi sensi, ma se il bambino è stupido e non li capisce, non è una parolaccia. Allora, proviamo un attimo a ricostruire il discorso, perché mi sono un attimo perso. No, a me dà fastidio quando i genitori arrivano da te e pretendono che sia tu a cambiare perché ai miei figli piace il tuo contenuto. No, signora. Allora, il discorso è, gli piace? Va bene. Faccio cose che a lei non piacciono e che secondo lei, parlo di madri perché sono sempre le madri quelle che sono venute a rompere le balle a me in fiera. Io faccio il mio video e lo pubblico su YouTube. Il fatto che il mio sia un video di videogiochi non implica che questo sia un video per bambini. È un po' come dire che tutti quanti i film di animazione sono roba per bambini. È un po' come dire che tutti quanti i film sono roba per adulti. Perché? Perché non è un cartone animato, sono le persone vere, è una roba per adulti. È fondamentalmente sbagliato. Il videogioco sotto è un mezzo. L'intrattenimento non lo tiri da. Ci sono 22 uomini che corrono in campo all'interno di un videogioco. E c'è un uomo pelato e barbuto che gioca. Io creo del contenuto e lo pubblico sulla piattaforma. Una volta che è pubblicato sulla piattaforma, anzi, ancora prima di pubblicarlo, io devo dire a YouTube che cosa c'è in quel video. Quindi io vado a specificare il gioco che porto. Vado a specificare se il contenuto è adatto ai bambini oppure no. Io metto sempre che no, non è adatto ai bambini, perché riconosco che non lo sia. E tre, indico anche che c'è un frequente utilizzo di parolacce. Io lo faccio, io devo farlo, perché è richiesto dalla piattaforma che io le faccia queste cose. Poi, se tu, genitore, non è. Bravo Marco, bravissimo. Ciao caro, intanto. A me dà un sacco fastidio sta roba. Microfono. Se tu, premesso, non ho idea di come ci si comporti da genitori. Ok, io non sono padre, non posso saperlo, però so anche che se metto mio figlio davanti a uno schermo, o mia figlia davanti a uno schermo, o Mip Philip davanti a uno schermo, sono io il responsabile, sono io a dover controllare che cosa stracazzo i miei figli vanno a guardare, no? Per dire, la mia progenie, bella parola progenie. C'è un'amica di Claudia che ha una figlia di 7-8 anni. E quando è venuta a sapere che io faccio lo YouTuber, lei è andata a guardarsi un paio di miei video e ha detto: dice troppe parolacce, io a mia figlia i suoi video non li faccio vedere. Ed è così che funziona. Ed è così. Io immagino che sia la cosa più stancante e sfiancante del mondo avere dei figli. Io fatico a gestirmi da solo. E sono io che devo gestire me stesso e faccio fatica a farlo. Figuriamoci gestire me stesso e un altro essere vivente che dipende interamente da me. Deve essere tosto. Però questo non vuol dire che senza criterio lo lascio davanti a uno schermo per scaricarmi. Sarà che molti genitori, molte persone che sono genitori adesso, da piccoli venivano lasciati davanti alla TV. Perché la TV è sempre stata storicamente un posto family friendly, molto impostato, dove tutto quanto era visibile dai bambini entro una certa ora. Dopodiché, passata una certa ora, c'era del content che non era più adatto per i bambini. È la famosa storia dei bollini. E su YouTube questa cosa esiste. Soltanto che non è espressamente comunicato dalla piattaforma. Che poi parliamoci, cioè a me dà fastidio questa cosa, è soltanto una parola. Se io dico cazzo invece che cavolo, se io dico vaffanculo invece di vai a quel paese, cosa cambia? Cioè, so che forse suona male, ma i miei figli diranno le parolacce. I miei figli le diranno.
Ovviamente io gli dovrò insegnare a usarle nel modo giusto e nel contesto giusto, ma io non mi farò problemi a insegnarle ai miei figli. Per me non è un problema se mio figlio di 6 anni, che sta andando in giro, che ne so, con il suo giocattolo, va in giro con il suo giocattolo, gli cade. Oh, cazzo! Ok, per me non è sbagliato. È sbagliato se invece va a scuola e la maestra gli dice: sei in punizione, lui dice: vaffanculo, brutta puttana. Eh no, quello no. Non è che siccome dico le parolacce vuol dire che sono diseducativo. Sarei diseducativo qualora andassi a... Vabbè, poi per carità, io insulto chiunque nei miei video, però questo è un altro discorso. Però ecco, io dico le parolacce. Non... Sarei maleducato qualora attaccassi qualcuno. Anche io posso essere maleducato senza usare le parolacce. Beh, aspetta, dipende da quante volte le dice, perché poi i bambini tendono ad essere bastardi e usarle senza contegno. E sai che secondo me non è vero? O meglio, sì, lo è, ma solo se gli insegni che quelle sono parole vietate o parole che vanno usate soltanto in certi contesti. Pensala così: vedi un ragazzo a cui viene sempre detto: no, tu l'alcol non lo puoi toccare. L'alcol è male, non devi berlo. Guai se bevi, guai se ti vedo che mi bevi una goccia d'alcol. Lo stronzo, la prima volta che può, prende e va fuori con gli amici e si ubriaca a merda. Perché? Perché non ha idea di cosa sia l'alcol, non ha idea di come goderselo. E ci si spacca soltanto perché è una roba proibita. E non lo dico perché sono un grande esperto, lo dico perché l'ho vista questa cosa con i miei occhi. A casa mia, l'alcol è sempre stata una cosa tranquilla. I miei bevevano davanti a me. Quando ho iniziato a essere abbastanza grande, nel senso tipo arrivato a 14-15 anni, i miei genitori mi dicevano: vuoi un goccio di vino? Vuoi assaggiare un goccio di birra? Un goccio, non è che mi facessero bere bicchieri, ma un goccio per assaggiare. Io ho sempre detto di no, perché non mi andava. Però quando ho detto di sì, l'ho fatto, e quando ho iniziato a uscire la sera e a potermi comprare da bere da solo, non mi spaccavo. Perché? Perché sapevo che l'alcol andava usato in altro modo. Lo stesso discorso con le parolacce. Se tu vai a instillare nella testa di questo bambino che le parolacce non si dicono perché è sbagliato, no, semplicemente vanno usate in certi contesti. Un po' come con l'alcol. Tu puoi bere alcol quando hai l'età per farlo. Ora, io vi parlo di 10 anni fa. Che 10 anni fa a Bolzano potevi ordinarti una birra a 14 anni, adesso è cambiato. Non è il cosa, è il come. A scuola ce lo mandi, sono abituato a usarle, ad esempio, gli usciranno, anche con gli amichetti. Che poi le diranno a casa, essendo un popolo ottuso, verranno visti come i bambini maleducati da cui stare lontani. Ma cosa c'è di maleducato in un cazzo? Pagaz! Pagaz! Non ricordo da dove arrivi quella clip, però arriva da lì. Arriva forse da una live di Dani. Non ricordo perché. Beh, era stato detto. E ogni tanto quando cerco vecchie clip la ribecco e mi metto a spanzare perché è così random in mezzo a tutto. Mi spiace, però spero, mi fa piacere che tu l'abbia presa a sorridere. Cioè, l'ho anche fatta sentire in live perché mi immaginavo l'avresti presa a sorridere. Però mi spiace. No, comunque il punto è. Ogni tanto mi trovo a discutere con genitori che fanno sti discorsi per l'appunto, però quello che io vorrei far passare ogni tanto è che, punto primo, carissimo genitore 1, genitore 2, non sono io responsabile dell'educazione dei tuoi bambini. Ora, io ovviamente quella risposta lì l'ho scritta in maniera meme, cioè, Eme non doveva mandarla, l'ho scritta per scherzare, era palesemente una battuta quella che ho fatto. Dentro il gruppo, cioè, se a me fosse arrivato un messaggio del genere, premesso che non guardo i messaggi su Instagram perché sono uno stronzo, però la mia risposta non sarebbe stata quella, sarebbe stata molto semplicemente un: signora, mi dispiace, se ritiene che il mio contenuto è poco appropriato per i suoi figli, non gli faccia guardare il mio contenuto. Fine. È così. Non sono io a dovermi adattare a te. È un po' come far guardare ai propri figli una serie che ha il bollino rosso. Metti i tuoi figli davanti alla TV, parte NCIS. Cazzo, ma c'era un cadavere lì, hanno sparato a qualcuno. Eh no, ora chiamo Rai 2.
e gli dico che hanno fatto, hanno mandato in onda un programma, hanno dato ai bambini. Sì, però rinco coglione, c'è il bollino che ti avvisa, no? E lo stesso discorso per YouTube. Certo, capisco che non tutti quanti i genitori siano abbastanza literate. Oh, cazzo. Oh no. Ho visto una cosa, poi ne parliamo. So che non sono abbastanza... come si dice in italiano? Literate in italiano. Più che altro però è che tu non metti in premessa che dici le parolacce. Letterato, istruito. Non sono studiati esattamente. Perché? Ora, apriamo Cocomelon. Cosa sto per fare? Avrò tutti quanti i consigliati rovinati. E muta tutto perché Cocomelon è bastardo e ti strike ogni cosa. Ora, tu apri Cocomelon. YouTube Kids è segnato. Esiste. Se tu vuoi che i tuoi bambini vedano soltanto del contenuto chiaro e cristallino, tu clicchi su YouTube Kids e lo lasci qui. Vabbè, sti cazzi. Esiste, è fatto apposta affinché tu possa dare in mano ai bambini un qualcosa di sicuro per loro, o comunque che tu, genitore, ritieni sicuro. Per me la parolaccia non è sbagliata. Già il discorso sulla bestemmia, se vogliamo, un attimino una zona più grigia. Perché? Perché la bestemmia è spesso... cioè, per le persone credenti è ritenuta come un qualcosa di offensivo. Giustamente. E lì sì che è maleducazione. Perché c'è un qualcosa di offensivo. Dietro. Se io dico porca di quella... ok? Chi è credente può ritenerlo offensivo. Legittimo perché? Perché ho preso di mira in quel momento la tua fede. Se io invece dico sei una puttana a te, quello è offensivo perché io ce l'ho con te. Se io dico porca puttana come esclamazione in generale, è solo una parolaccia. È solo una parola. Questa è la grandissima distinzione che le persone non fanno, secondo me. Il problema principale è che i genitori attuali non sono abituati e non conoscono il mondo di internet. È esattamente quello che sto dicendo. Non sono abbastanza... literate, in inglese è literate, in italiano non mi viene in mente. Cioè, non hanno, non conosco, non sono abbastanza istruiti su come funziona internet e il mondo dell'intrattenimento online per capire che cosa è adatto ai propri figli e che cosa no. I miei genitori non sono problemi con i programmi con i bollini rossi, ma hanno sempre detto che prima hai voluto affrontare questi argomenti, perciò meglio prima che dopo. Sì e no, nel senso che da un lato capisco anche il genitore che non vuole far vedere NCIS, Criminal Minds, Ventes Criminales, a un bambino di 8 anni. Perché poi sono discorsi un po' difficili da affrontare, però bollino rosso tipicamente è 18 più, ma se mi fai vedere Criminal Minds a 14 anni, non è che impazzisco. In Italia esiste il reato per ingiuria con sanzione pecuniaria di 300 euro, solo che quando avviene la sanzione minima è automaticamente 600 euro. Dopo che ne ricevi una, bestemmi così forte che te ne danno un'altra, che è un circolo vizioso infinito. Ah, tipo quello delle pizze gratis da Domino's. Praticamente, se tu ordini una pizza e ci mettono più di un'ora e mezza, Domino's ti dà l'opzione... questo qua cioè, succedeva in Irlanda. Io che ne so, ordino la pizza alle 7. Se ordino la pizza alle 7, loro mi dicono, entro le 8 e mezza avrai la tua pizza. Soltanto che se la pizza arriva dopo alle 8 e mezza, loro ti danno due opzioni. Uno, vuoi il 20% di sconto sulla pizza che ti viene consegnata in questo momento, oppure vuoi un coupon per una pizza gratis la prossima volta? E tu ovviamente cosa fai? Prendi la pizza gratis. Però se anche quella lì arriva in ritardo, ti viene fatta la stessa offerta. Cosa vuoi? Il 20% oppure vuoi la pizza gratis? E tu entri in questo ciclo di pizza gratis dopo pizza gratis dopo pizza gratis dopo pizza gratis. A me è successo una volta che ho ordinato, era tipo un sabato sera, erano pienissimi, e quindi ho ordinato tipo alle 5, la pizza mi è arrivata alle 7.
e mi hanno dato il buono per prendere la pizza gratis la volta dopo. Solo che la volta dopo l'ho presa di giovedì alle 6:30, quando gli irlandesi hanno già cenato tutti. Alle 7:15 avevo la mia pizza, buono. Però se tu continui a ordinarti la pizza sempre soltanto in giorni in cui sono tanto pieni, hanno tanti ordini e ci mettono tanto a consegnare, tu avrai sempre la pizza gratis all'infinito, teoricamente. Poi ho. Cazzo, è vero, io non ho iniziato a fare niente. Mi sa che oggi è giornata chill. No, comunque, stavo dicendo una cosa prima. Non lo so. Ah, no, vi stavo facendo vedere una rubina. Al volo. Facciamo. Guardate, adesso io devo caricare il. Madonna, sul secondo canale non sto caricando niente. Aiuto! Me lo perdo sempre. Allora, facciamo finta che io debba caricare un video sul secondo canale, va bene? Il video in questione è la clip in cui Tech mi manda a fare in culo e mi dice: Tech, hai mai visto un cammello? Tu che ne sai? Lui fa: sì, l'ho visto, ci sono anche andato a bordo. Ok, fighissimo. C'è una cosa che io devo fare, ora vi faccio vedere. Ora, quando io vado a caricare un video su YouTube, devo segnare se il video è destinato ai bambini oppure no. Sì, è destinato ai bambini. No, non è destinato ai bambini. Poi posso anche scegliere se mettere un limite di età, perché secondo me il mio video è adatto solo e unicamente a un pubblico di persone adulte, di persone maggiorenni, cosa che è capitata per dire con un video su un videogioco di peni. Robe di questo tipo. Poi, qui c'è la sezione idoneità annunci. Nella sezione idoneità annunci, io posso scegliere qua quale di queste cose viene utilizzata nei miei video. Quindi linguaggio moderatamente volgare, esempio bordello, maledizione, uso sporadico di linguaggio pesantemente volgare nel corso del video o fino a 2 volte nei primi 30 secondi. Io clicco sempre questa. Teoricamente è sporadico, in alcuni video un po' di più, in alcuni video un po' di meno sporadico, però teoricamente è questa la categoria giusta. E poi c'è addirittura tipo linguaggio estremamente volgare, con termini derogatori. Questo qua mi limita gli annunci. Questo qua è anche coperto a parte del pubblico. Stesso discorso per questo. Questo invece no, è idoneo, è perfettamente idoneo. Questo per farvi capire che io a YouTube devo comunicarle queste cose. Se andiamo avanti, cioè, devo anche segnare se c'è contenuto per adulti, linguaggio, espressioni di natura sessuale. Esempio, la live che abbiamo fatto con gli amichetti, che abbiamo parlato di sborra per 45 minuti, qui l'ho segnato come linguaggio che fa riferimento a atti di natura sessuale. Per un periodo prolungato. Se mostra immagini di violenza reale, contenuti scioccanti che potrebbero infastidire, scioccare o disgustare le persone, azioni dannose o pericolose, contenuti relativi a droghe per uso ricreativo, favoreggiamento di comportamenti disonesti, io che vi scammo, contenuti dispregiativi che incitano all'odio, contenuti correlati alle armi da fuoco. Cioè, capite che io devo effettivamente ogni volta, per ogni video che carico, andare a segnare se secondo me queste cose sono presenti all'interno del video. Se non lo segno, allora teoricamente, ora questa cosa è in atto da boh un paio di anni, più o meno, quindi in un paio di anni io ho sempre dato delle. Allora, inizialmente quando tu fai le valutazioni, ti vengono trattenute per un periodo di intorno 24-48 ore perché qualcuno le deve verificare a mano. Poi ovviamente per i video di 4 ore di questo canale di Tearless Live mi hanno detto: frate, io non c'ho voglia, io non c'ho sbatta. Non ho voglia di guardarmi 4 ore, ok? Però. Dopo un tot che tu vai a valutare i tuoi video e la persona che te li controlla a mano si rende conto che effettivamente tu sei corretto nella valutazione, ti viene dato come buono. Viene preso come valido la tua parola. Diciamo, si fidano di te sulla parola. Se viene fuori che non hai contrassegnato delle cose specifiche, esempio, se c'è un'intera discussione su come fare il sesso, cioè io posso anche dire: ciao ragazzi, ecco come funziona il sesso
tra un uomo e una donna, perché è l'unico tipo di sesso che conosco, male, ma è l'unico che conosco. Devi prendere il preservativo, metterlo nel pipino. Dopodiché, passo 2, mettere il pipino dentro il fodero. Passo numero 3, sforzarti a non venire. Passo numero 4, fallire. Passo numero 5, provare vergogna e chiuderti nel bagno a piangere, ok? Io, se faccio un discorso del genere, ma ovviamente più dettagliato, devo contrassegnare che c'è stato. Scusate, devo contrassegnare il fatto che c'è stato questo tipo di discussione. E se non lo faccio e qualcuno reporta il video, possono cambiarmi la valutazione e la monetizzazione del video. Molto semplicemente. Se c'è contenuto particolarmente violento e non lo vado a contrassegnare, posso addirittura beccarmi uno strike. Fallire dopo quanti secondi? Ah, oh. 6. 7. Nota bene, a volte non si fallisce, ma ci si ritrova comunque in bagno a piangere, vero? Comunque, grazie Brenda per il 47esimo. Un bacione, bentornata. Dovevo fartela io la sub, me la son persa. E grazie anche a Croccomiev per il sesto. Thank you. A me fa morire quando lavoro. Lavoro come barista in una piadineria. Perché tra virgolette il barista. Prendo insulti la gente che conosco, ovviamente in modo comico. Tutte le persone di età avanzata mi guardano sconvolti come se avessi bestemmiato fortissimo. No, guarda, purtroppo è una cosa che capisco. Mentre ringrazio Matthew e Andre Ping e Grutz e Travsi. E Convuz e Lilitio. Grazie a tutti quanti per le sub. Un bacione. Thank you, thank you, thank you. No, però, Crocco, capisco che. Ma sai cosa lì? Perché tante persone sono state cresciute con l'idea del essere impostati, essere. Esprimersi in maniera. Non so come dire, credo che anche a livello religioso abbia un qualcosa dietro, perché credo che in qualche modo sia mal visto, magari mi sbaglio tantissimo, però l'essere austeri e impeccabili e sempre molto seri e sempre molto, non dico educati, ma posati. Credo faccia parte anche di. Abbia una sorta di sottofondo di derivazione, cioè che arriva dalla cultura della religione, non dalla religione in sé per sé. E quindi forse è per quello. E siccome era molto più diffusa questa cosa 80 anni fa, 70 anni fa, piuttosto che adesso, è normale che le cose siano cambiate. Io sono più che. Cioè, guardate che tutte le persone che conosco. Tutti quanti usiamo un sacco di parolacce, ma non è soltanto quelli che conosco io, ma anche persone che incontri per strada. Poi io magari ne dico molto più della media e non lo metto in dubbio, però tutti quanti le usano, tutti quanti le sentono tutti i giorni. Sono abbastanza sdoganate, le usano in TV, in fascia protetta. Boh, va ben tutto, ma quelle 3 volte che guardo la TV durante l'anno, perché capito a casa dei miei che stanno guardando che tempo che fa. Dove c'è Lucianina Littizzetto che dice cazzo. Grande Lucianina, salutone. Cioè, non è che sia così scandaloso si dice un cazzo. Non ci vedi, ripeto. Purché non sia. Purché le parole che utilizzi non siano rivolte in maniera offensiva verso qualcuno, non ci trovo niente di maleducato in una parolaccia. Pagaz, l'avevo visto, Genshin Impact, non ci capisco una sega, però era impostato bene. Lavorando in pratello io abbasserei le aspettative. Poggersi il pratello, cazzo. Bellissimo. Cos'è che ci ho fatto? Allora, al pratello una volta c'è un sushi buonissimo al pratello, che se lo vedi da fuori dici, ma io non gli do un centesimo, ma in realtà è molto buono. Io uso pochissime parolacce, molte bestemmie, ma poche parolacce.
dettagli, quello anch'io. È che per l'appunto, ecco, questo è il discorso. Io in live e nei video non le. Ah, piano. Mentre registro, le tiro. Io credo che Surmacchio sia la persona con il più grande potere di ricatto su di me al mondo. Perché se avesse avuto voglia, si sarebbe potuto salvare tutte quante le bestemmie che caccio durante la rec. E poi il giorno che dice: no, basta, questo pelato mi ha rotto i coglioni. Fa uscire un video di 6 ore in cui dice. E tipo il video di 6 ore che ho scritto tipo Tearless bestemmia per 6 ore di fila. No? Poi potrebbe pubblicarla sta roba. Però il motivo per cui non bestemmio in live e nei video non le tengo è per una questione di rispetto nei confronti di chi è credente e perché so che potrebbe dare fastidio. Ma se dico una parolaccia, è un cazzo. È un vaffanculo. È un porca troia. È un porca puttana. Dà fastidio a nessuno. Poi io ripeto, ogni famiglia ha i suoi modi. Però proprio perché ogni famiglia ha i suoi modi, il mio canale YouTube barra Twitch è casa mia, tra molte virgolette. Ci puoi dire il nuovo calendario in che senso? Quello della settimana? Non l'ho ancora scritto. Se guardate il mio calendario settimanale, è questo. Capisci bene che non c'è una programmazione ancora. Non c'è, non ce l'ho. Io non so cosa fare. Perché sono confuso? Grazie, Tzixv, per il sesto. Buonasera. Un altro mese con il Giga Tier. Poggers. Thank you. Bentornato, bentornato nella gang dei pelati. No, allora, il punto qual è? Io non so cosa minchia fare perché. Una parte di me vorrebbe cominciare, o meglio, vorrebbe riprendere in mano Dark Souls randomizzato che abbiamo iniziato circa una decina di giorni fa. L'altra parte di me avrebbe voglia di giocare a FIFA. Però non voglio farlo al di fuori delle carriere. Un'altra parte ancora di me avrebbe voglia di iniziare una nuova serie di Minecraft. Per i cazzi nostri, eh. Tipo Minecraft moddato. Avete presente quella che abbiamo fatto? La serie che abbiamo fatto qualche mese fa? Quella con Felipe. Con Felipe il procione. Io vorrei fare queste cose qua. Poi ultimamente mi sono preso bene con. Lo so che è una cosa stupida. Però ultimamente mi sono preso bene a guardare tutti quanti quei video tipo. Ho passato 100 giorni in un mondo di Minecraft hardcore. Ecco cos'è successo. Mi hanno preso un botto, una parte di me ora vorrebbe provare a farli quei video, ma so anche che è una moda passata. Però allo stesso tempo io lo vorrei fare in live. Tanto alla fine sono 100 giorni in Minecraft. 100 giorni in Minecraft sono esattamente 33 ore e 20 minuti di gioco. Il che vuol dire che per noi sono 8 live. 8 live di cui una tirata un po' più lunga. Si può benissimo fare. Sarebbe carino prima o poi. E poi pian piano editarlo a video. Devo vedere. Devo capire cosa fare. Perché sono belli. Mi piace l'idea. Però vediamo. Vedrò cosa fare perché ne avrei voglia. E grazie, corrotto. E grazie. Ciao, corrotto. Grazie di che. Grazie per la sub di livello 2 che hai fatto qualche giorno fa. Ma bentornato, bello. Live di cucina, cazzo. Ho già fatto da mangiare oggi. Ho anche già cenato. Però una bella livettina di cucina mi piacerebbe. No, vediamo comunque. Perché. Allora, questa settimana io il sabato non ci sono. Perché vi ricordo che sono a Ferrara per guardare Spal Südtirol. Poi. Quindi io ho letteralmente oggi, domani, mercoledì, giovedì e venerdì. Ok, ho 5 giorni. Oggi ci siamo un attimo persi via in chiacchiere, mi sa che possiamo concludere, portare avanti la seconda parte di live facendo un pochettino di GeoGuessr. Potrebbe starci. Poi. Boh.
Bella domanda. Magari domani iniziare Minecraft. Per poi portarlo ancora avanti giovedì. Con un mercoledì portare avanti Dark Souls Randomizer. E poi finirlo venerdì. Potrebbe essere un'idea? Boh, vedremo. A Plague Tale? No, ragazzi, purtroppo non lo continuo in live. Voglio giocarmelo per i cazzi miei. Volevo giocarmelo un pochettino ieri che... Claudia era al lavoro praticamente tutto il giorno. E io avevo... Sì, un paio di video da registrare, ma comunque altre 2-3 ore me le potevo ritagliare per giocare. Col cazzo. Col cazzo. Ho ricominciato a registrare i video esperimenti, i video challenge di FIFA. Tra me e me avevo detto, ah, questo qua mi impiega 3 ore. Te ne ho messe 13, 14. Bello. E quindi ho perso... L'ho finito oggi. Da che dovevo farlo ieri? Dovevo fare ieri quello e un altro. Tra cui tipo l'antarata. Quella dovevo fare ieri. L'ho fatta oggi pomeriggio. Due palle, madò. Una pesantezza. Ma sapete qual è il motivo? Tutti quei video sarebbero molto più facili se solo potessi avere accesso ai cheat. Come facevo l'anno scorso. Perché tanto non li uso per barare. Li uso per non farmi esonerare. Che è la cosa più pallosa di tutte, perché quando ti esonerano... Cioè, ieri ho perso un'ora e mezza a cercare di capire come non venire esonerato. Poi, fortunatamente, ho trovato un save file di backup che avevo fatto la stagione prima. E allora ho ripreso da lì, ho rifatto quella parte di video. Una rottura di coglioni. Perché purtroppo succedono, perché purtroppo non puoi disattivare i controlli della società. Soprattutto perché si incazzano per robe stupide. Compra 6 giocatori dal Kyrgyzstan. Frate, manco c'è un giocatore del Kyrgyzstan in sto gioco. Prendi 12 giovani di ruolo centrocampista. Ok, li prendo. Va bene. Sì, però falli giocare in prima squadra. Li fai giocare? No. Tu non li stai facendo giocare. Ma sì che li sto facendo giocare. Ti ha fatto proprio male. Vabbè, grazie Christian intanto per il Prime. E grazie anche ad Andrew. Ad Andrew of the Sea. Con il bimbo canavacciuolo, va bene, ci sta canavacciuolo. Tra l'altro ho beccato un errore gigantesco. Praticamente, vabbè, vi dico che per cazzeggio, l'altro giorno mi sono messo lì e mi sono messo a difficoltà principiante a fare puttanate, no? Praticamente più gol segni, più si bugga. Quindi cosa vuol dire? Ah no, ecco quando è che l'ho fatto. Quando ho fatto l'episodio finale della carriera con il Südtirol, avevo bisogno della scena di Scalvini che alzava la coppa. Quindi ho detto, sai cosa? Per memare... no, Pagaz, dopo ti rispondo, ci arrivo. Per memare metto in difficoltà principiante e gioco a manetta. Ah, sti cazzi. Tanto devo farmela tutta la partita. Vedo di vincerla comoda. Praticamente ho finito col segnare tipo 40 gol con Pululu. 40 no, ma erano tipo 32-33. Il punto è che arrivati a una certa, il numero di gol è iniziato a scendere. Ok, quindi... Non so come dire. Allora, Pululu aveva segnato, che ne so, tipo 10 gol fino a quel momento, fino alla finale. In finale ne ha fatti 30. Soltanto che è arrivato al 25esimo gol, invece che dirmi 10 più 25 è 35, no, me ne segnava tipo 33. Tipo, arrivato a 34, poi fa 33, ne faccio un altro 31, ne faccio un altro 27 in tot partite. Fra, ma non è in questa partita, è in tutta quanta la Champions, è rotto. Arrivati a un certo, te ne segna come se il giocatore ne avessi fatti... Cioè, te li scala al contrario. Però poi se vai a vedere la classifica cannonieri te li segna corretti, ma quando ti appare la schedina in alto a sinistra nel gioco, è tutto rotto. Se tu superi una certa soglia di gol in un tot numero di partite, si bugga e inizia ad andare a ritroso. Sì, quindi figurati, stanno cittando lo stesso, vabbè. Grazie Rareri per il 18esimo, un bacione. Thank you, thank you, thank you. Ma magari lo facciamo in live quello, Riser, o Riser, tanto. Ehi, DS Squad. Ci sono in realtà... C'è i football, stanno lavorando a... Come cazzo si chiamava? EFL.
Non è IFL. Come cazzo si chiamava? UFL, ce n'è un altro che non ricordo, ce n'è un altro a cui stanno lavorando a tipo Goal, si chiama Goal o Goals. Sì, il futuro del calcio, sì, è lui, è lui, è lui. Goals si chiama. Stanno lavorando a varie opzioni. Provarle le proverò tutte. C'è una cosa che dovete capire, cioè EA ha praticamente il monopolio. È un po' come NBA 2K, che è l'unico gioco di basket giocabile e non è manco troppo bello. L'avranno migliorato negli anni, ma è pieno di tante piccole stronzate che a me danno fastidio. È così. Tante persone aspettano il prossimo FIFA killer, o comunque il killer del titolo di EA. In realtà non avverrà mai. Potranno avere un po' di seguito per un po', ma la gente li droppa perché è abituata a come funziona il gioco creato da EA Sports. Comunque, Pagaz, per il gioco linkamelo. Per quello che riguarda invece la mia presenza a eventi da una parte piuttosto che eventi dall'altra, se non ho annunciato niente è perché non ci vado. Se vado da qualche parte lo dico. Il FIFA killer è FIFA. Checheronis. Comunque vedremo. Io non ho troppe speranze. Anche dovessero migliorarli, a FIFA basta fare due stronzatine. FIFA, a EA, basta fare due stronzatine che il loro gioco torna davanti agli altri. E grazie a Dani Gianfi per il Prime e a Super Conico per il secondo. Bentornato. Thank you, thank you, thank you. Allora, cosa mi ha linkato Pagaz? Vediamo che gioco mi ha linkato. Ah, Tunic, lo conosco. Cioè, l'avevano annunciato. Non ricordo se alle 3 dell'anno scorso. O se ne avesse parlato Sara, Curolili. Però me lo ricordo. Sembra bellino. Sembra bellino. Vediamo. Adesso voglio un attimo reintrodurre qualche giochino così di quelli che piacciono a me. Ho il naso rosso? Sì, lo so, sono. Ma più che altro qua, che se notate, è esattamente dove appoggiano gli occhiali. Bello avere la pelle sensibile. Ah, non è ancora uscito. Allora ne parlava Sara. O ne parlavano sul gruppo del management dell'agency, che è anche una. Un'opzione. Detto ciò. Vado un attimo in bagno, mi riempio la bottiglia d'acqua. Ah no, Tunic è uscito. Vabbè, raga, mi sono perso. Mi riempio la bottiglia d'acqua, torno e giochiamo un pochettino a GeoGuessr. Ok, arrivo. Com'è che si fa? Qua. Non guardate la programmazione, eh. La programmazione non è da considerare, è sbagliata, è quella di settimana scorsa. Thank you.
Ma come è già finita la musichetta? Ma figa, uno non può neanche rispondere ai messaggi di Brenda. Salve. Ah. Allora, andiamo a modificare un attimino le info della streaming. Facciamo un pochettino di country streak pog. Torniamo a 100, punto di domanda. Categoria GeoGuessr, non Gergesr. Dico torniamo a 100 perché ci siamo lasciati intorno ai 40 l'ultima volta, vero? Se non ricordo male. A Brenda, che soddisfazioni devo darti? Tu mi chiedi di giocare a The Sims seriamente. Lo sai che l'unico modo in cui mi diverto a giocare a The Sims è se posso torturare i poveri Sim? Cioè, o me li fai chiudere tutti quanti in una stanza a cui poi posso dar fuoco, oppure no? Comunque vi giuro che i videogiochi non ti rendono una persona violenta. Lo so che sembra strano. Sono solo io che sono sadico e mi diverto. Nei videogiochi. Nella vita non farei del male a nessuno. Sono un patatone pacifico. Certo, alcune persone ti fanno prudere le mani, ma non agirei mai. Seriamente nel senso che ci giochi qualche volta e dici... No, mi annoia. Se ho il Prime posso abbonarmi comunque. Sì. Certo, Valerio. Basta che colleghi l'account di Amazon Prime a quello di Twitch e puoi abbonarti gratis. Isaac è bellino. Non ci ho mai giocato, però prima o poi lo vorrei provare per i cazzi miei. Xenoblade, ma un po' come tutti gli RPG, mi sa di lunghissimo. Cioè, a me piacerebbe un sacco giocare a Kingdom Hearts. Ma dura tipo 15 secoli Kingdom Hearts e non so quanto mi convenga fare un gioco del genere. Purtroppo. Soprattutto in live. Perché per i cazzi miei me li posso anche giocare, ma in live non hanno senso. I due Little Nightmares li ho già giocati. Il secondo è appena uscito, tra l'altro. Va bene. Boys. Ongoing Games. Ah, abbiamo una streak a 30. Ok, riesumala. Buono. Vediamo di avvicinarci a 70. E cominciamo male. Dove cazzo sono? Oserei dire in Cina, vero? 3, 2, 1 sono in un confine bastardo. Oserei dire in Cina. Tra l'altro, scusate, per i siti web la Cina che cos'ha? Perché punto .ch è Svizzera. Qual è il dominio della Cina? Tanto lo so che è sbagliato. E invece era giusto. CN, è vero, bravi, CN. Dov'è che eravamo di bello? Non ha un nome questa città. Groenlandia? Vabbè, Danimarca a prescindere. Benissimo. Non ha neanche l'internet, true. Attention, attention. Allora, teoricamente dovremmo essere in Catalogna, perché quello lì è... Attention è catalano. Martorell, Barcellona. Sì, dovremmo essere in Spagna, non in Andorra. Bene? Ok, eravamo proprio a Barcellona. Secondo me qualche... Non dico la mappa, ma qualche foto... Qualche fotosfera in Antartide c'è. Questo sa di Repubblica Ceca? Porca troia. Allora, devo guardarvi prima o poi uno di quei video che fanno dei giganteschi recapponi di tutti quelli che sono i modi per capire dove sei nel mondo. E scrivermelo. Scrivermelo in un taccuino. Nuovo. Ecco, domanda a voi, chat. Avete presente che esiste... No, no, lo odio. Niente, ritiro tutto. Liberec. Liberec è una città effettivamente della Repubblica Ceca. È in cima, vero? È qui. Studiare
studiare come un nerd, sì, effettivamente. Oblas o Obras? Obras Publicas. Ah, beh, è portoghese? Restaurant El Tigre. Il Tigre. Pa, 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 pa. Sì, Fabio, arriveranno con calma, però. Prima vorrei fare altre cose per FIFA. Perché altrimenti cioè, mi sembra ripetitivo farle subito, immediatamente. La cagnada del tigre. La cagnada. Tanto buonasera, belli, state arrivando in questo momento. C'è il mucchino! Vitellino, lo so che si dice vitellino, però mucchino suona meglio. Fa che patatolo! Come l'altro giorno che ero alla fermata dell'autobus per andare in palestra e ho conosciuto un siamese. Sembrava abbastanza giovane. Mi ha guardato tipo, uè, bella bro. Io gli faccio, ciao bello, come stai? Mi ha risposto così e poi è arrivato l'autobus e sono dovuto andare. C'era un cavallo messo starto. C'era un long horse. Ho visto un long cavallo. No, ho visto male. Ah no, invece l'ho visto bene. Un cavallo tandem. Bello. Qua ci si va. Questo qua lo possiamo cavalcare in due, anche in quattro. Ah no? Long horse. Pemex. Siamo in Messico. Davvero? In effetti non è portoghese, però non dava un vibe messicano. Madò che bello che deve essere il Messico. Madò che bello. Ma vi dico, sapete che io prima o poi vorrei... Cioè, a me piace viaggiare. A chi non piace viaggiare, grazie al cazzo. Però boh, ci sono tanti paesi in cui che vorrei visitare. E penso che tra tutti quelli del centro-nord America, il Messico sia quello che mi ispira di più. Infinitamente più degli Stati Uniti, dei quali vedrei soltanto la parte naturale, e più del Canada. Il Messico sembra meraviglioso. Ma secondo me... Ma ragazzi, secondo me non sono... Allora... È vero che statisticamente ci sono delle nazioni più pericolose di altre, ma è per l'appunto solo una statistica. Puoi andare nel paese più sicuro del mondo e beccarti la merda. E viceversa, andare in quello più pericoloso e vivere tranquillo. Mitch? Mitch? Michelada? Pog. Ah, Michoacán. C'è Conembo nella regione di Michoacán? Boh, mi fido. Ha senso. Ah sì, vabbè, era perfettamente giusto. Palesemente Michigan, è certo. Dipende da dove vai, di fretta fanno anche guardie vicini. Ma quello è ovvio. Beh, ovvio che se vado... Nel quartiere più pericoloso, la città più pericolosa del mondo, forse sono un po' stronzo, no? Io posso andare in Irlanda, che tendenzialmente è un paese sicurissimo. E possono capitarmi le peggio cose, mentre se vado in un paese un po' più pericoloso, tipo l'Italia, credo che teoricamente l'Italia sia un po' più pericolosa, però posso stare cioè tutta la vita che vivo tranquillo, fortunatamente. Ovvio che dipende molto da dove vai. Quartieri pericolosi ci sono in ogni città del mondo. Allora. Grazie Tiziano per il quinto, un bacione. Thank you, bentornato. Big cuoricione in chat per te. Quale sarebbe una nazione dove ti piacerebbe vedere un mondiale? Posso dirlo? Figa di nuovo in Africa.
cazzo, l'atmosfera che si respirava a Sudafrica 2010 è imbattibile. Era meraviglioso. Non l'Italia, perché si bloccherebbe tutto per 2 mesi e non mi va. Però cazzo. Brasile 2014 non l'ho visto così tanto, sai? Ho visto poche partite perché era nel bel mezzo degli esami di maturità in Irlanda. Sì, ho fatto la maturità in Irlanda. Io ho 2 maturità, ma nessuna laurea. Lo ridico ogni volta, però ci tengo a ricordarlo perché è un meme. Però sì. Figa, vuvuzela di cattiveria. Bellissimo. Uomo numero, sì, sarebbe comodo quello. Immaginatevi... Aspettate, eh. Facciamo così. Ah, comunque, prima che vi dicevo che hanno annunciato qualcosa di particolare. Allora. Pokémon ha annunciato una live come quella di 2 anni fa, che probabilmente saranno 24 ore con la telecamera ferma in un punto, un po' per ricalcare quello che è successo con la scoperta di Grafaiai, ma faranno una live di 24, 25, 30 ore in cui si vedrà per qualche secondo un nuovo Pokémon e basta, e per il resto girano altri. Certo, Giorgio, come potrei non farlo? No, comunque io avevo aperto YouTube per cercare questo. Cioè, immaginatevi di vedere un intero mondiale con questo in sottofondo. Cioè, non vi manca. Immaginatevi vedere tutti quanti i giorni delle partite così, con giusto un po' di casino in sottofondo. Non era gradevole. Ciao Alex! Decimi, GG, bravissimi! Congratulazioni! Scusa un attimo, che sto cercando di ricreare l'atmosfera dei mondiali del Sudafrica del 2010. Cioè, pensate che bello! Ma quanto era bello vedere le partite con questo casino in sottofondo? Adesso lo metto in loop in sottofondo. I dolci suoni. Comunque io sono qua per capire dove mi trovo e direi, cazzo, paletto bianco con fondo nero forse era in Russia, ma non ne sono sicuro. Quindi basta, la smetto. In realtà forse uso quello che mi capita. Cioè, se l'ultima volta che ho usato YouTube per lavoro, nel senso avevo smanettato col secondo canale o col primo, è quello con cui lo guardo. Allora, Aleksandrovskoe Nin Bod, non ricordo. Oddio, non ricordo. Penso sia la Russia, comunque. Mi va di rischiare la Russia, dai, da un po' che sono impepeghito e non riesco a far nulla su sto gioco. Guarda, la prossima volta, se si riesce, volentieri. Comunque sono contento che sia andata bene, mi recupererò un pochettino la streaming, dai. Bravi ragazzi. Vi siete portati a casa qualche premio oppure una sega di niente? Dubito che abbiano abbreviato Minsk in Min. Oh, rischio. Tanto anche non trovo risposte. Ok, era la Russia. Dove cazzo stavo? Vabbè. Posto strano, mai beccata quella parte della Russia. Ok, per fortuna già scritte. Ah, beh, un po' di bandiere. Tutte thailandesi, però. 3, 2, 1, ero in Laos. Si era scolorito un po' il pallino al centro. Container caffè. Sì, non mi serve. Tu forse sì. Dove minchia siamo?
Allora, Kornerup sa tanto di Danimarca, ma proprio come nome. Ma anche tipo, io penso più che altro ai calciatori danesi, no? Schelderup, Kroldrup, Frendrup. Boh, sa molto di Danimarca. Ma magari mi sbaglio. Ancora questo. Abbiate grasso, Rup. Schelderup è norvegese. Non è vero, falso. Ma infatti non l'ho citato. O l'ho citato Schelderup. L'ho citato, ups. Laudrup. Statisticamente sono più danesi. Secondo me se andiamo a guardare Schelderup c'è un genitore danese. Paolino Mario lo devo riportare. Sì, mi sono preso un attimo una pausetta perché devo ancora farlo, ragazzi. Purtroppo con la cacchio di serie di FIFA ho avuto zero tempo per lavorare a cose extra, perché comunque editare mi porta via molto più tempo piuttosto che registrare. Facciamo il team meme. Andiamo io e altri due stronzi che non sanno far niente. Sì, dai. Non sembra norvegese. Infatti era danese. Allora, devo assolutamente vedere una cubo macchina. Se non c'è la cubo macchina non rispondo. Quella è troppo lontana, non riesco a capire se sia una cubo macchina oppure no. Eccola. Cubo macchina pure strecciata. Benissimo. Sapete che dal Giappone non usciamo senza la cubo macchina. C'erano davvero dei team... ma ripeto, sarei venuto più che volentieri, però c'era il discorso del non ci ricavavo niente dal punto di vista lavorativo. Dei premi finali, sti cazzi, cioè ci volevo tirare fuori del content per me stesso. Se non lo posso fare, è ovvio che non... Cioè non è che è ovvio, però purtroppo non... Non ne vedevo un upside. Minchia, con... Vado con gli amichetti, cazzo. Grazie Magnus per il nono, un bacione. Grazie per il nono con il bimbo che nasce. Utilizziamo il potere concessoci da Amazon. Ah, yes, TRL love in chat per te. Thank you. Ci devi dare anche il nome del bimbo, visto che siamo a 9 mesi. Figa, per un attimo pensavo fosse la Moldavia, invece è stata una macchia di... Suppliers, fornitori? Ah. E occhio però. Questa secondo me è San Marino. Ed è un bait grande come una casa. Vediamo. Sai cosa? È che è un gioco poco giocato anche a livello proprio di mainstream. Cioè, sono uno dei pochi stronzi che lo gioca in Italia e ho 230 spettatori, il che ti fa capire. È un gioco che va a momenti, magari tra un attimo riprende. E contornatemi di dire, tra un anno lo porta qualche streamer o youtuber grosso, veramente grosso. E quindi riprende piede, magari la gente ci si affaccia anche in maniera un po' diversa. Comunque ho letto Franciacorta. Franciacorta è tipo dello spumante, vero? Ma pure buono. La vera domanda è da dove sta cazzo lo fanno? Irbusco. Sali Toscana. Torbiato. Milano-Venezia. Sì, dai. Ah. Invece no. È nel Bresciano. Non lo sapevo. Frate, povero uccello. TRL7. Questo è New Zealand. Era Maori. Allora, mattoni ovunque. Prima guess Bolivia.
poi si vedrà. Ero dietro casa tua. Pura casualità. Grazie per avermelo detto così. So dove non andare. So quali posti evitare. Evitare? Evitare. Vai, Force, spara. Stiamo a 42 per ora. Il mio obiettivo è avvicinarmi al centro. Riavvicinarmi al centro dopo mesi che non lo facciamo. Scusatemi un attimo. Eccomi, scusate. Ah, datemi un secondo, è arrivata Claudia a casa. Dai, vieni a salutare un po' le persone che da un sacco che non ti vedono. Di ciao Pinta. Ciao Pinta, come stai? Addirittura, e poi? Ma sì, certo. E secondo te ci credo. Che rabbia. Lei odia stare in questa stanza, perché ci sta spesso la sorella, e quindi le dà fastidio. Anche se in questo momento Kamar non c'è, lei odia stare qui. Ti lascio andare prima che ti metti nervosa, amore. Mi dispiace. Non so cosa fare per farvi riappacificare. Io vorrei che vi voleste bene di nuovo. Non so cosa fare. Io sono in crisi. Pinta non vuole più stare in ufficio con me perché c'è Kamar. E non so cosa fare per convincerla a entrare anche se c'è la sorella. Non so se posso farci molto. Però internamente piango spesso. Tiga, hai preso la macchina? Quella notizia o... Ah no, aspetta. Tu non hai preso la macchina ieri. Era l'altro giorno. Che notizia? Che è successo? Gli Yankees sono stati eliminati? È quella. Quell'idea era insegnami amici a giocare a FIFA. Potrebbe essere carino. Vediamo più che altro se dovessi fare delle collaborazioni
Allora, quest'anno mi piacerebbe fare delle collaborazioni quest'anno. Vabbè, quest'anno mi piacerebbe fare delle collaborazioni su FIFA, cosa che l'anno scorso non ho fatto. Però vorrei farlo con gente che fa content FIFA, più che con i miei amici. Se non per spezzoni di video. Però vediamo. Sì, guarda, l'ho vista, madonna, è stato... Dico, ultimamente sto seguendo molto di più quest'anno l'MLB. Diciamo che la regular season l'ho mollata dopo... Boh, 30 partite. Che ho visto che i White Sox stavano facendo non cagare di più. Di più, allora ho detto, ma sai cosa, ma chi me la fa fare? Riprendo a seguire da... Dai playoff, che tra l'altro c'è la... Diciamo che ho un abbonamento, non su MLB TV, però posso vedere le partite dell'MLB. Allora quando riesco, se sono sveglio, me le metto in sottofondo e me le guardo. Bellino. Mi spiace più per i Padres, perché Soto per quanto sia un cagacazzi come giocatore, mi sta... C'è quel tipo di giocatore che mi gasa da vedere. Però adesso sarà una bella finale, anche se suppongo che Houston ne vincerà un altro. E grazie Mallard per il Prime, un bacione. Benvenuto. Thank you. E grazie Bob per il 16esimo bacione. Ciao Tier, non so cosa dire, sto morendo di sonno. Vai a fare le nanne, buon uomo. Riposati, che è importante. Ma come ancora Michoacan? Ma come ancora Michoacan? Ma è lo stesso identico. Ma siamo di nuovo in Messico. Eh? No, lo so, per quello dico che è un cagacazzi. Ma a me piace vederlo proprio per quello, proprio perché lo è. Se l'avessi come avversario, penso che non lo sopporterei. Ma vederlo da fuori, da neutralissimo, è meraviglioso. Giorgio Scalvini. Oggi, raga, stavo portando avanti quel video che vi dicevo prima, quello per cui ci ho messo molte più ore del previsto. Ho beccato, credo, la cosa più randomica di tutte. Cioè Kwame Pepra, che credo giochi agli Orlando Pirates ancora. Sì, l'ho beccato come punta titolare del Bayern Monaco insieme a Harry Kane. È stato magico. Comunque qui siamo in Messico, davvero. Cazzo, pensavo fosse la Bolivia. Kwame Pepra. Titolare nel Bayern... Nel Bayern Monaco. Va bene. Ora ho quasi voglia. Perché voi direte, qual è il problema? Il problema. Ma si è alzato. Ma è cresciuto di 30 centimetri. No? Ok, piano, se cerco Kwame Pepra, Google dice che è 1,83 m. Non lo è. Comunque, Pepra, 21 anni, 79 di potenziale, è 1,60 m. Si è alzato di un centimetro rispetto all'anno scorso. Ed è una punta centrale. Cioè, è uno di quei giocatori che dovrei prendere per una carriera. Perché secondo me Pepra ci sta. Comunque, torniamo a noi. Allora, abbiamo cirillico ovunque. No, buono. Vorrei un sito. Grazie. Dimmi che hai un sito. Hai un punto ru. Grazie. Grazie, camionetta del paese sperduto di Cita. Proprio lei, la scimmia di Tard. No, cosa è cresciuto? È cresciuto di altezza, perché l'anno scorso Kwame Pepra, io ricordo che l'avevo usato nel video dedicato ai giocatori più bassi. Tungku.
porca troia. Questo sa di malese. Guarda, torna indietro. Ed era tipo la punta più bassa del gioco. Era 1,56 m, 1,58 m. Sì, guardate questo simbolo qua. Questo qua indica il numero della strada, soltanto che il numero è scomparso, ma la forma è esattamente lei, quella del che segna il numero della strada in Malesia. Da tutt'altra parte rispetto alla parte principale, però ci siamo. Bellissimo. Nerd. No, non potete giocarvi la carta nerd con me. Sì, beh, comunque l'anno scorso magari si è alzato di 1 o 2 centimetri, ma non di più. Però si rimane ancora abbastanza piccolino, perché lo vedi in campo. Però se apro Google, scrivo Kwame Pepra, mi dice 1,83 m. Cioè, un conto è se mi sbagli di 2-3 centimetri, non credo cambi così tanto. Un conto è se mi sbagli di 25. Quello è un po' più grave. No, no, ma dalle statistiche rimane ancora più piccolino. Tearless Nerd la usano contro di me in grammatica, aiuto. Madò, che bello. Correggere la grammatica. Ma ci sono i momenti alti, tipo l'altra sera. Sabato eravamo in pochi in live, ma c'è stata una scena strepitosa. Cioè, ogni tanto arrivano delle persone che si divertono e vengono a cagare il cazzo giusto per venire bannate dalle chat. E un tizio ha dovuto scrivere succhiamelo 4 volte prima di azzeccare lo spelling corretto. Quindi abbiamo fermato un attimo la live, gli abbiamo dato la possibilità di scriverlo correttamente, poi l'ho bannato. Benvenuto nel club, sanguinaccio. Sabato, venerdì, pardon, sì, sabato non ero in live. No, perdonatemi, ma vi giuro, sono arrivato a sabato che erano le 3:30, 4. Ero sul divano insieme a Claudia, la guardavo e dicevo, amore, io non ce la faccio ad andare in live. Ma non farla, ma io devo, ma come devi, te l'ha ordinato il dottore? No, e allora non farla. Ci ho provato fino all'ultimo, non ce l'ho fatta alla fine. Allica Salmistu. Ah, guarda qua. Kiu. Caberneme Hapse. Oh, cazzo. Mo tu sei Finlandia o Estonia? Perché il tratteggiato a bordo strada mi fa dire Estonia. Però non lo so. Kiu Caberneme Hapse e Alika. È il momento di cercare. Salme. Salme era scritto da qualche parte, Salme Villa. Però non è qua. Uè, la grassa! Vieni qua. Vieni qua, ciccio grassa. Di ciao anche tu, che prima è passata tua sorella e ora è il tuo momento. Ma nessuno che vuole stare con me oggi. Brutto carattere, tutti i gatti. Cioè, avete tutti il brutto carattere. Fatevelo dire. Salve! Una villa piena di morti. Benvenuti alla Salme Villa. Non lo so. Mi sa di Estonia, ma non rispondo. Però vedete, Salme Villa. Ma
Ma che raga, non è Busto Arsizio, è palesemente un'altra parte. Siamo nella zona di... Prendiamo un nome a caso. Qua attorno. Siamo palesemente a Pessano con Bornago. Scusatemi, cioè davvero esiste Pessano con Bornago? E accanto c'è Bornago. Ma allora questo qua è solo Pessano? Perché non è con Bornago se Bornago è altrove. Vabbè, vada per usmate velate. Koji. Esiste? Sarà fatto benissimo. No, 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 per carità, non ho nulla da dire riguardo, però mi fa strano, cioè non ha senso. Bornago è parte di Pessano con Bornago. Ma allora perché non hai solo Pessano e solo Bornago? O solo Pessano con Bornago, ma nei due diversi? Com'è che si chiama? Koji. Ah, perché Bornago è una pressione... È una pressione, sì, certo. È una frazione di Pessano. La Brianza... mi confonde. Boh, raga, fuck it. Era giusto. Non l'avrei mai vista. Perfetto. Avrei detto Malta. Per fortuna non ho risposto subito. Mi sa che è Malta. Mi sa che è Malta. Però è meglio fare un piccolo check. No, non è Malta. Per fortuna che non ho risposto allora. Poteva sembrarlo. Farà strano dire Terlano con sette querce. Ma capisci che non è Terlano con sette querce. Si chiama Terlano e poi c'è sette querce. Dove cazzo stanno, mo? Non ricordo dove siano. Cioè, hai Terlano e hai sette querce. Non hai Terlano con sette querce. Colonia. Sembra proprio una cosa tipo... Mi sono sbrurato la sbandalogna a Colonia. Ok, qua direi Spagna a sto punto. Prova a saperlo. Magari non è la Spagna, eh? Magari siamo, che ne so, in Guatemala. Quello è appiano sulla strada del vino. Che però è semplicemente appiano in realtà. Non è appiano sulla strada del vino. È qua. Dove cazzo sta? Manco è segnato. Però allo stesso tempo non è che dici hai appiano sulla strada del vino e poi hai la strada del vino o solo appiano. È un'unica cosa. Malaga, Cordoba, ok. Grazie Loris per il Prime, un bacione, thank you. Benvenuto tra noi. Una bella live IRL, odio le live IRL. Cioè per quanto mi piacerebbe fare questo tipo di live in cui vai, giri, vi mostro cose... lo trovo molesto per le persone che mi circondano. Quindi no, non lo farei. Vabbè, comunque noi stiamo parlando di... Bella. Stiamo parlando tanto di Pessano con Bornago quando abbiamo... Dov'è? Oddio, non è qui.
Barle Nassau e Barle Hertog. Questa qua è una è un'unica città che però è tutta divisa tra Belgio e Olanda. Cioè è in territorio olandese, ok, dei Paesi Bassi, ma all'interno del territorio olandese ci sono comunque delle parti che si riconoscono Belgio, e all'interno delle parti che si riconoscono Belgio ci sono delle parti che si riconoscono Olanda. E credo che ci siano tipo delle triple enclave da qualche parte. Cioè, credo che ci sia l'Olanda dentro il Belgio, dentro l'Olanda, dentro il Belgio, dentro l'Olanda. O il contrario. Belgio dentro Olanda, dentro Belgio, dentro Olanda. Stessa cosa che sto dicendo. Secondo me c'è un enclave di terzo livello qua. Cioè, c'è stato Human Safari. Quindi se siete interessati a sapere un attimino la storia di questa cittadina, ci ha fatto il video in cui ne parla bene. È un casino comunque. In Oman... Vabbè, tra Oman e Uae... C'è un enclave di terzo livello. No, quello è sporco sul mio schermo. Dove? Pinta! Ah, eccola! Mi sa che è lei. Questo Nawa. Bellissimo. Però sapete che la mia parte preferita di mondo rimarrà sempre soltanto il Birta Will. Nessuno potrà mai batterla. Il magico Birta Will. Devo farvi una maglietta. Cioè, ci sono le magliette sul Birta Will. Birta Will T-shirt. Ah no, c'è la maglia della nazionale di Birta Will. Bellissimo. Voglio giocare nella nazionale di calcio del Birta Will. Il Rainforest Cafe Pog. Raga, sapete cosa? Minchia, oggi mi sto perdendo a parlare di tutto e di niente. Rainforest Cafe. Allora, è una... Come dire? È una catena di ristoranti negli Stati Uniti che può essere un pochettino intesa come un nostro tipo... Old Wild West, un nostro Roadhouse, un Calavera, no? Una di quelle grandi catene che sono standardizzate un po' in tutto il paese. I Rainforest Cafe sono... Come ve lo spiego senza sembrare ridicolo? Sono questi ristoranti a tema safari tropicale. Cioè tu vai e dentro sono fatti così. Sono tutti quanti molto giunglosi. C'hanno anche gli acquari dentro. Sì, sono dei ristoranti tematizzati a safari. Sì. È roba strana. Ma la cosa bella è che non sono statue. Cioè, alcuni di questi sono tipo degli animatronics che si muovono. Ma è roba vecchia e non ci va più nessuno, sono abbastanza in declino. Ma davvero si chiama Microwave Street? Cioè la cosa mi fa... Non è neanche street, però... Vabbè, Malesia è... È abbastanza ridicolo, comunque. Why? Emirati? Burdubai momento? È proprio lui?
È proprio un Bur Dubai momento il nostro. C'è un ragazzo che magari qualcuno di voi che segue la community internazionale di YouTube conosce, Ted Nivison. Ha anche collaborato con Schlatt, mi sa che hanno anche il podcast insieme. Magari Schlatt è un attimo più conosciuto di lui. Lui praticamente ha fatto un video in cui... Bello! Bellissimo questo arco. Ha fatto un video in cui va a mangiare in tutti quanti i Rainforest Café d'America. Sono tipo una ventina, trentina. E ha fatto un tour durato tipo 3 settimane in cui è andato a mangiare in tutti quanti i Rainforest Café d'America. O comunque uno in ogni stato in cui sono presenti. Esattamente quello, è meraviglioso. Comunque sì, direi why. Era Bur Dubai? Non ve lo saprò mai dire, non so mai quale sia Bur Dubai. È la parte vecchia della città, ma non so dove stia. Comunque siamo in Nederlandia qua. Lo scorso gennaio il Birt... Davvero? Birtawil. Non ci sono notizie. Non ci sono notizie bene la vita. Boh. Comunque, su MicroWiki c'è scritto... Ah, ok, non sapevo. Comunque, guardate, mi spiace per tutti coloro che l'hanno sentita 12.000 volte sta storia. Lo ripeto, il Birtawil è un pezzo di terra che non vuole nessuno. Perché c'è un contenzioso per quello che riguarda il confine tra Sudan ed Egitto e entrambi claimano di essere i proprietari di questo pezzo di terra qua, questo qui, ma siccome entrambi riconoscono che sono proprietari di questo, automaticamente riconoscono di non essere proprietari di questo e quindi nessuno lo vuole. È conteso per non avercelo. Meme. Giga meme. Comunque è bello sto parco. Dove siamo? Parco Sempione a Milano? No, troppo vuoto. Grazie uomo per il terzo di resub. Ciao Tier, progetti nuovi? Sì, ho voglia di giocare a Minecraft. Sono in quel periodo dell'anno. Sapete che mi capita, dura 3 settimane e poi basta. E mi sa che iniziamo una nuova serie moddata, ma non troppo moddata, è proprio molto vanillish. E a proposito di vanillish, mentre questo non capisco che lingua sia, a proposito di vanillish, il 18 novembre esce Pokémon. Sono tipo 3-4 settimane. E quando esce saremo qua per una mini maratoncina, preparatevi. Ho bisogno di avvicinarmi alla zona di ristorazione. O comunque un qualcosa che abbia qualche cartello in più. No. C'è un cazzo. Peccato. È fra Croazia e Serbia. Prende quel punto di confine, segue un fiume che però ha cambiato corso e quindi un paese... Ah, sì! Sì, ho... Forse c'era capitato in live. È qui. È lungo questo fiume qua, mi sembra. Che vabbè, ora è stato tratteggiato. Però di fatto la terra che è in ballo è poca. Mi sembra sia... O forse è qui. Questo è il pezzo. Sì, c'era capitato. Anche se io ve lo dirò,
che il mio confine preferito, il mio confine preferito rimarrà sempre l'Ucraina, che fotte l'unico sbocco sul mare alla Moldavia per tipo 40 centimetri. Questo rimarrà sempre il mio confine preferito. Guarda qua. Cioè, gli taglia proprio l'accesso al mare. Lo so, mi fa ridere molto più di quanto dovrebbe. Grazie, Ciacco, per il Prime. Un bacione, benvenuto. Thank you, thank you, thank you. Ma no, non c'è, raga, non ce l'ha la spiaggetta. Poi vabbè, la mappa non è disegnata benissimo, ma se voi guardate, non ha neanche accesso a una spiaggia. La Moldavia è chiusa. È chiusa. Vabbè, qua ha un po'... In realtà neanche, perché qui deve attraversare il confine per avere direttamente l'accesso al mare. Non ha sbocchi. Non ha sbocchi diretti da Moldavia a Mar Nero. Qua è fatto male. Ma anche qui, se deve uscire, deve passare per l'Ucraina. Perché questo è territorio ucraino. O la Croazia che taglia il mare alla Bosnia, è vero. Però la Bosnia l'accessino ce l'ha. Ce l'ha. Attenzione, perché Nico ha ricevuto un link con contenente i nomi delle 30 città italiane con il nome più strano o buffo. 20 in realtà. Vediamo cosa abbiamo. Fiume Latte, Como. Altresì detta Sbura. Vabbè, Paperino, Prato, la conosciamo tutti quanti. Occhio Bello a Rovigo. Donna Dolce a Ragusa. C'è anche Femmina Morta, infatti. E non è solo a Pistoia, secondo me. Purgatorio Trapani, Buon Vicino Cosenza, Capo di Mele Latina, Poca Paglia a Cuneo, bello. Bel Sedere a Siena, la mia casa preferita, cioè la mia città preferita. Casa del Diavolo a Perugia, Altolà a Modena. Bellissimo, Altolà non l'ho mai visto. Luna Matrone in Medio Campidano, in Sardegna, Strangola Galli a Frosinone, Gola Secca a Varese, minchia, Gola Secca con la Gola Secca. Larderello, Pisa, Capracotta, Isernia, vabbè, ma Capracotta è famoso. Porto Buffole, Monte Vidon Combatte e La California. Come La California? Cioè, c'è proprio una città che si chiama La California. Cringe, Livorno. Non lo so, raga. Qua potremmo essere ovunque, comunque. Allora. Dov'è il sole? Il sole è a ovest secco. È bella merda. Oh. Giardino botanico di Rio de Janeiro. Non l'avrei mai detto al Brasile. Mai. Per fortuna abbiamo beccato la mappa. Porca troia. Vabbè. Di male in peggio. Dove cazzo ci stiamo impelagando, dai. Aberdeen. Aberdeen, oltre ad essere una squadra di calcio scozzese, è un quartiere di Hong Kong. Come faccio a saperlo? Minchia, quanto cazzo ho giocato... come si chiama? Dai, il GTA cinese. Sleeping Dogs. E Aberdeen è uno dei quartieri di Sleeping Dogs. Bellissimo. Bellissimo. Adesso voglio rigiocarlo. Figa, quanta roba sto giocando. Allora, devo, uno, finire almeno la prima metà di The Great Ace Attorney Chronicles. Devo finirlo. Perché ho iniziato il quinto caso, ma mi sono addormentato dopo tipo, 10 frasi. Non sono neanche uscito dall'ufficio. Era tra l'altro sabato pomeriggio, che ero distrutto proprio. Poi, voglio finire per i cazzi miei a Plague Tale.
perché mi stava piacendo un sacco. Anche se so che finirà in maniera tragica con... Le opzioni sono due, come vi dicevo. Secondo me, o alla fine devi uccidere Hugo e ti tirano tutta quanta la manfrina avanti per il resto dei capitoli, oppure Hugo muore a metà, Amicia si inietta il suo sangue e alla fine del gioco Amicia muore. Uccisa da, magari, tipo la madre stessa per contenere la macula. Secondo me finisce in uno di questi due modi. Perché da come ne stavano parlando, la macula era arrivata a un punto tale... Era un punto di non ritorno. Ora Hugo, ogni volta che c'ha una sua crisi, causa distruzione in tutto ciò che lo circonda. E lo stesso Magister suggeriva di farlo fuori, il bimbo. Però la sorella si è rifiutata. Comprensibilmente, perché comunque c'è l'affetto, il legame, però... Però sì, finirà così. Uno dei due muore, se non entrambi. Oppure terzo finale. Muore Amicia, Hugo conquista il mondo coi ratti. Queste sono le mie supposizioni, eh. Rat ending. Io non ho ancora visto niente, altro che settimo e ottavo capitolo. Sono fermo al sesto. O al quinto, dove abbiamo concluso noi l'altra volta. Pauliai. Oh cazzo, questo mi confonde. Il trattino sopra la U. La U sa molto di Lettonia. Il paese che finisce con Iai sa di Lituania. Siamo nei paesi baltici, però purtroppo non basta individuare la zona giusta. Dobbiamo individuare proprio il paese corretto. Pauliai. Allora, metti il checkpoint. Sì, me lo finisco io per i fatti miei il gioco. Purtroppo non è che mi convenisse portarlo. Per quanto mi stesse piacendo, anche perché mi avrebbe preso almeno altre 5-6 live. A occhio, visto il ritmo a cui stavamo andando. Ma 5-6 no, ma 4-5 si sono un po' troppe. Fossero state 3 live in tutto, l'avrei finito. Ho visto che ce ne vuole molto ancora. Stavo guardando dall'uomo su cui mi baso sempre. Cioè MK Fire and Ice. Che è quello che carica proprio i gameplay per intero senza commentari. Lui è arrivato, allora, lui ha pubblicato un video di tutto quanto il gioco, che dura tipo 12 ore, più o meno. Salute! Lui ha fatto un video di 11 ore e io ero a 4 in approssimativamente 6 ore di live. Quindi più andiamo avanti, più diventa tosto. No, forse un po' più di 4, dai. Intorno a 4 e mezzo ero. Intorno a 4 e mezzo. Quindi sono a un terzo della storia, più o meno. Più avanti vai, più diventa tosto, perché io sono un mezzo imbranato. Anzi, togli di mezzo, sono un imbranato. Quindi, insomma, fossi bravo a giocare, perché io non sono bravo, soprattutto con gli stealth. Non sono altre 4 live, sono almeno altre 6. Purtroppo non... Per quanto il gioco lo stessi adorando, a livello di content non mi conviene. Pauliai Labisas. Però vedete quella cosa strana, cioè che... Aspetta però,
Zinunia è qua, questa U alla trattino sopra. Cazzo, era giù, non l'avrei mai trovata, per fortuna. Quando, ragazzi, quando lo finisco vi dico come finisce. Se no, oh, ci sono le serie su YouTube. .co.uk. Buona sapersi che potremmo essere Regno Unito. Targhe gialle. Makes sense. Sembra l'Irlanda, ma non lo è perché non ha i classici muretti da irlandesi. Beh, vabbè, buttiamoci in UK. Ah, cazzo! Proprio nella puntina più puntina, eravamo a Truro! Stratopico, fra... ogni singola volta che uso i topi. Leggermente fastidioso. Dove cazzo siamo? Aspetta, c'erano delle scritte. Benvenuti a Bonifacio Farm e Resort Ambuan Ballesteros Cagayan. Filippine? Cagayan de Oro. Mamma mia, che culo. Parte sbagliata, ma comunque Filippine. Perché ho questo? Il mio cervello è pieno di informazioni inutili. Stratopicus Maximum. Credo che Amicia ne abbia tipo 16. Basta vedere. Amicia a Plague Tale. Ci sarà, eccola qua. 15 anni ha nel primo gioco. Quindi vuol dire che nel secondo... No, aspetta. Sì, quindi vuol dire che nel secondo ne ha 16. Perché è ambientato un anno dopo il primo. Raga, è un ammasso di pixel che tra l'altro viveva nel Medioevo. Quindi anche se fosse stato un personaggio storicamente accurato, è leggermente defunto. A meno che... Oh, cioè, allora, se avete... Insomma, non so come dire, no, sono argomenti che non posso toccare. Oh boy. Ah, cazzo, io c'ho gli alert spenti. Grazie, Ramer. Ma soprattutto, spammate un pochettino di TRL Pride per il mio uomo preferito. È proprio lui. È Mastro Pichka. Ciao, Tieco. Come stai? Che mi racconti di bello? Troverò un cartello su questa strada oppure no? Sono bloccato qui per sempre. Ho capito. Momento triste. Momento sad. Facciamo andare una canzone... come si deve. Country roads. Take me home. To the place. I belong... South Dakota. Potrebbe essere l'outback australiano, in effetti. E il sole è abbastanza nord, anche se non troppo. Oh.
cosa mi manca di più della vecchia casa a un anno di distanza? Il vedere i ragazzi tutti i giorni. Che ora ci vediamo, se tutto va bene, una volta a settimana. Nei periodi più fitti, ma a volte ci vediamo anche di base 2-3 volte al mese. E dopo averci vissuto insieme per 2 anni mi fa strano, ma ormai mi ci sono abituato. Mi manca altro? No. Mi mancano loro. La casa in sé per sé era grande, ma era la casa della nonna. Una grande casa della nonna. Nulla di più. Era sempre un cesso perché nessuno dei tre era in grado di tenerla in ordine e pulita. Vivevo in uno sgabuzzino io praticamente, perché cioè, la mia stanza in realtà doveva essere uno sgabuzzino. O meglio, teoricamente, da piano, io sarei dovuto stare in quello che è diventato poi il soggiorno. Cioè, dovevo avere la stanza più grande, col balcone per giunta. Però giustamente i ragazzi fanno, sì, però se vogliamo passare una sera tutti e tre assieme non possiamo metterci in sgabuzzino, no? Non ci stiamo tutti e tre se vogliamo mettere una TV e un divano. E quindi alla fine abbiamo detto, ok, dai, mi metto io nello sgabuzzino, visto che tutto sommato avere stanza e ufficio separati non mi dispiace, però spazio per vivere, per mettere i cazzi miei in giro non ne avevo. Oh, sono contento, nel senso che anche tornando indietro riprenderei lo sgabuzzino. Sacrificherei volentieri un attimino di spazio e comodità mia per avere un bel soggiorno in cui passare il tempo insieme. Però no, qua ragazzi, minchia, dove sto adesso? La compagnia non manca, anzi. Come fa a mancare la compagnia con elementi come la ciccio grassa, vero? Camar. Sta dormendo secca, manco si gira. No. Questa casa è anche molto più bella, cioè, al di là del fatto che l'abbiamo potuta arredare come piace a noi, io e Claudia. Perth, Australia. Benissimo. Grazie. No, a mani basse mi piace di più questa casa. L'altra mi mancano i ragazzi, ma la casa in sé per sé. Pff. Sì, forse era comoda perché era 10 minuti dalla stazione. Jouhilahti. Che questa qua è la Finlandia. Lapinlahti Varpasaajärvi. 577. Ma sì, siamo in Finlandia. Perfetto. Ho letto la storia delle rivendicazioni di gente sul Birta Will. Sto volendo delle risate. Una era arrivata a diventare re perché voleva che sua figlia fosse una principessa. Eroe. Un altro arrivò e cercò di far colpo di stato a suon di Twitter. Ah, che belli gli anni 2000. Lisiu che... Comunque direi Grecia qua. Tranquillo. Odos Druadon. Ma che bello, non ricordo più il greco, dovevo fare un ripassone. Bello. Ah, così. Cimitero a un'intersezione. Murica. Mi chiedo il perché di quel cimitero lì. Kinda weird. Pretty weird. Se chiedete a me. Quanto stiamo? A 60? Buono. Dai, partiamo con un po' di speedrunning. Mancanza di spazio? Oddio. Mi sembrava mancasse spazio lì attorno, eh. Gairanci? Macedonia?
Mi sa molto di MK questa. Immagino un tipo... esatto, per quello dico io che mi sembra un posto... Cioè, allora, a meno che... Cioè, l'unica cosa sensata a quel punto, purtroppo, che mi viene in mente è che, tipo, ci sia stato un incidente che... In cui ci hanno perso la vita molte persone. Tipo un pullman. Sono morte una ventina, trentina di persone. Hanno fatto un mini cimitero all'intersezione dove è successo questa cosa. È l'unica risposta sensata che mi so dare. Perché altrimenti metterlo lì, senza guardrail attorno a proteggerlo da eventuali schianti, è... Insomma, sembra un posto un po' rischioso in cui mettere un mini cimitero. Che palle quando si incastra e non riesce ad andare avanti. Allo... Trollo. Trollo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 . Oh 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 oh. Bip 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 bip. Può essere tipo un ex territorio dei nativi. Tanto gli americani se ne fregano. Ci avrebbero messo la bandiera americana? Non lo so. Peligro. È spagnolo, vero? Boh. Desvio, sì, desvio è palesemente spagnolo. Vero, Fra? Però desvio de che... A parte desvio è più tipo veneto. Prendi il desvio, vai a sinistra. Ninja, non minacciare qualcuno soltanto perché ti ha chiamato bro. C'è di peggio. Sarebbe peggio se, che ne so, tipo, un partner ti chiamasse bro o fra. Io ripeto, come cazzo fa Claudia a sopportarmi ancora? Povera donna. C'era un Colombian Cross? Non ho visto cartelli da Colombian... Invece sì, quelli del limite di velocità. Vediamo i prossimi. Brio. Estación de servicio El Castaño. Con tanto de bandierita de Colombia. Che è scomparsa la bandiera della Colombia, però. Sperando che non sia l'Ecuador. Era, minchia, il centro esatto della Colombia. Mai vista una località, una location esattamente al centro di un paese così come qua in Colombia. Al che mi viene da pensare, qual è il paese più quadrato che ci sia? Perché, cioè, istintivamente mi verrebbe da dire Città del Vaticano. Ma se la guardi, poi non è così tanto... Cioè, secondo me ci sono paesi molto più inscrivibili in un quadrato. Egitto? In effetti l'Egitto che ha questo... Questi due lati perfetti che hanno più o meno la stessa lunghezza. Forse sì, l'Egitto. La Libia avrebbe tanto spazio sotto. Il Birta Wheel, se diventa uno stato, comunque in un quadrato non ci sta benissimo. Vedete che forse l'Egitto è la risposta più... Forse il Botswana... Forse il Botswana se la gioca con l'Egitto. O anche l'Angola. Anche l'Angola è abbastanza quadrata. No, la Bolivia no, avrebbe troppi lati. Noi parlo proprio, vabbè, negli States, ragazzi, cioè... C'è il Colorado che è dritto. Che bella la cosa non so se ve l'ho già fatto vedere, il modo... Sì, ve l'ho già fatto vedere sicuro. Ora, so che a nessuno capita, però spesso... O meglio, il modo più facile per riconoscere il Kentucky sulla mappa è quello di utilizzare il KFC, il Kentucky Fried Chicken.
Perché come potete vedere, qui abbiamo uno chef che comincia esattamente da... Hai lo chef che comincia con Minnesota cappello, Iowa faccia, Missouri corpo, Arkansas tipo pantaloni, Louisiana scarpe, il Tennessee è il piatto e il Kentucky invece è il pollo sul piatto, no? Vedete, cappello, faccia, corpo, pantaloni. Questo è il modo più facile per trovare il Kentucky sulla mappa. E mi fa sempre ridere. L'Uganda è molto quadrata. Sni? Non lo so. Secondo me è davvero l'Egitto. Perché l'Egitto copre quasi perfettamente due dei lati. Cosa che nessun altro paese può fare, mi sa. Speed limit 25. 25 mi sa che sono gli States. Se no ci sarebbe scritto maximum. Nico, cosa? Minchia. Il Ruanda. No. Guardate, io vi dico che secondo me soltanto per quel motivo lì, soltanto perché l'Egitto ha un perfetto angolo di 90 gradi con i confini che tirano dritti, secondo me l'Egitto è il paese più quadrato che ci sia al mondo. Siamo a I love you Colonel Sanders. Oh jeez. Oh jeez Louise. Non so se sono interessato. Cosa vuole fare con quella pannocchia, colonnello? Colonnello? Domani c'è un'eclissi solare. Aspetta, eclissi solare vuol dire che c'è la luna davanti al sole? Poggers, bello. Burgas e Sofia. Bello, sarò qua a lavorare come uno stronzo, però bello. Javier Moyano. Oddio, che ne so io di che logo sia. Magari è il logo di una squadra a caso. Sei in Argentina o in Uruguay ora? Cordoba. Argentina. È il Talleres. Forse è il Talleres. Eh sì, era il Talleres. Il logo era esattamente questo. C'era scritto anche CAT. Sierra Leone è il più tondo e l'Egitto è il più quadrato. È vero, la Sierra Leone è un bel cerchietto. Sì, sì. Boh. Devo fare assolutamente il viaggio a Ga. Temos, ok, questo qua è greco. La Christmas Island, l'isola di Natale. What? Dove cazzo sta? Anche la Nuova Caledonia te la conta come stato, anche se non lo è. Vabbè, Vanuatu lo è. Tipo Wallis e Futuna. Te la conta come Francia o come Wallis e Futuna? Come Wallis e Futuna. Samoa americana? Come Samoa americana. Tokelau? Non lo conta Tokelau. Non esiste Tokelau. Conta le dipendenze come paesi di... Ah, ok. E allora sì. Non so dove sia l'isola di Natale, eh. Ma era un po' come era successo per un periodo con... Dove cazzo stanno? Il Midway Atoll. Non le contano più. Ah, no, vedi? Le Minor Outlying Islands. Che sono quelle piene di uccelli. In alto a sinistra dell'Australia. Eccola! Cazzo sì. Pipipiripi.
E lo so che qua poi i nerd riconoscono tutto quanto dai pali, dai tralicci. Perché questo traliccio fatto così, in legno, che supporta soltanto due coppie di fili, lo trovi esclusivamente nella steppa bulgara. Tier, ma non c'è la steppa in Bulgaria, vabbè, era per fare un esempio. Qui sembra esserci un po' più di civiltà. Fammi mettere il check qua e continuare. Ma quindi, scusa, anche l'isola di Man? Ah sì? Merda. Anche Guernsey e Jersey, allora. Oh. Da ricordarselo, perché se capitiamo lì alla fine. Andorra è quello più tondo. Ma secondo me no, sai? Secondo me è più... O meglio, si iscrive meglio in un cerchio la Sierra Leone. A occhio, poi magari mi sbaglio, eh. Tamsa o Tepa Elva. Fammi andare sulla strada. Siamo di nuovo al dubbio Estonia-Finlandia. Oserei dire Estonia. Ah, c'è proprio... Ah, merda! C'è proprio... C'è proprio dei grafici che fanno capire cosa si intende dire per il più quadrato. Ah, cazzo, anche la Costa d'Avorio è bella quadrata, eh. Comunque qua, guarda, dei quadrilateri più che quadrati. Però l'Egitto è abbastanza quadratoso. Il Vaticano è abbastanza quadratoso. Costa d'Avorio lo è? Vabbè, Nauru lo è. Il Sudan. Il più tondo della Sierra Leone, seguito da Nauru, lo Zimbabwe, il Vaticano quarto e la Polonia quinta. Minchia, la Polonia più di Andorra. Oh. Suriname è bello tondo, in effetti. San Marino! Poggers, viva San Marino, cazzo. Bellissimo. Ma mi piace che ci siano così tante persone stupide da porsi la domanda: ma qual è il paese più quadrato? Tanto da farci un intero articolo dietro. Tier, ma l'ha scritto una persona, sì, una è già troppa. Mi sono usciti i video delle reazioni alle immagini cursed del web. Quanto erano cursati. Lo so, erano tanto cursati. Tra l'altro io stavo anche da qualche parte, se controllo. Dovrei anche avere una serie di immagini di SpongeBob. No, è sul vecchio PC. Sul vecchio PC avevo un'intera cartella con tipo 30-40 immagini di frame a caso presi da SpongeBob. Non ci ho mai fatto il video. Mi hai mangiato la marmellata di miele. Che cazzo è la marmellata di miele? O è miele o è marmellata? Ah vabbè, ma stai scrivendo cose a caso per essere simpatico. Ok, allora ti ignoro. La Guia è palesemente una cittadina della Calabria. Secondo me siamo in Estonia.
tra i nomi di prima. Elva. Aspetta, prima c'era un'Elva. Non era qua il cartello? Ricordavo male. Era questo. No, eccolo. Elva. La Guia. Ci siamo. Che culo. Questa cos'era? L'Uganda, vero? Merda, sono così arrugginito. Mi ha detto prima, però dai decimi comunque male non è. KCCA. La Kampala? Madonna. Uganda. Bergamo Alta, sì, proprio lei. Bellissimo. Badò. Bello imponente. Pakistan. O forse no. Oserei dire Pakistan, ma probabilmente è sbagliato. No, in India non ci sarebbe l'arabo. Fossimo in India non ci sarebbe l'arabo. Mentre è plausibile che in Pakistan ci siano sia l'arabo che quella lingua lì, che potrebbe essere l'urdu o qualsiasi altra cosa, sicuramente non le riconosco. Secondo me è Pakistan. Magari è sbagliato. E invece è giusto. È sempre Lahore. Moschea di... Shish. Shish! Scusate. Forse è un po' irrispettoso, però c'era lo Shish Mahal. Come puoi non dirlo? Come puoi non notarlo? Cazzo, raga, mi è arrivata la notifica che c'è un gioco in offerta ed è Will You Snail. Ma perché ce l'ho salvato Will You Snail? Manu, non penso, sai. Parco Santander Alcaldia. Dove cazzo stava Alcaldia? Di sicuro non Alfreddia. Vado a sotterrarmi. Scusate. Sapete che quando ho la possibilità di fare queste battute di merda devo coglierla. Cartagena. Orca, tra dove cazzo stava Cartagena? Era un quartiere di Perù. Di Perù, di Lima in Perù. Ja, è quartiere di Perù. Oh, spelemuchele. Oso che non caccio la bestemmia. Grazie Nico. Un bacione. Thank you. Grazie per il 28esimo. Buonasera anche a te. Buonasera. Hello, hello, hello. Sto cercando un posto che abbia un sito web, un punto pe, un punto com.co. Potrebbe essere la colombia.co, in effetti. Avrei detto più Cile.
Vediamo. Ao, ao. Ao. È Roma, raga. È la Garbatella. Ah, cazzo, pensavo... Scusate, non avevo... pensavo fosse un balcone senza protezioni. Invece no, è uno che lava i vetri, cioè... l'imbragatura. Bogotà, Cucuta. Sì. Bucamaranga. Paese Trastevere. Certo. Singapore. Singapore dentro un complesso privato. Eh sì. Essere carina Singapore. Si deve anche mangiare bene. Cartagena è a sud della Colombia. Ecco cosa stavo cercando. È vicino al famoso vulcano, quello... quello della storia di... di Adani. Il Picincia, proprio lui. Il Picincia. Non lo sarei mai ricordato il nome del vulcano. Oh, sono le due cose che mi interessano se vado a visitare un paese. Ha dei punti di interesse... dei punti di interesse... vaffanculo. Ha dei punti di interesse abbastanza... interessanti per me tanto da andarli a visitare? Sì, bene, si mangia bene? Sì, a posto, paese da visitare. Thailandia. Ah sì, eccola qua, Cartagena. Tranquillo Carlito, su, giù, destra, sinistra, confondo anche me. Thai. Vicino a Chiang Mai. Ci sta. E anche la zona di Chiang Mai deve essere bellina da visitare. Giusto per aggiungere. Ternike la Matanza. È una danza che si balla nella latitanza. Ci si mangia bene? Dov'è? In Thailandia, hai voglia se non si mangia bene. Cazzo, Chiang Mai è anche un bel centro. Diciamo che è una sorta di vice capitale. Un po' la Milano di Thailandia, Chiang Mai. Proprio naturale. Il vulcano Picincia. Shosh. Ringrazio che c'è una O e non una U. Altrimenti gli Gen Zer della chat sarebbero esplosi in questo momento. In Thailandia mangiano insetti e dovremmo iniziare a farlo anche noi. Questo paletto sa di Perù. Però ce le hanno. Sì, le linee tratteggiate gialle in centro ce le hanno in Perù. E in Cile che sono solo bianche. Quindi per ora ha senso. Cosa, l'insetto insipido? Beh sì, ma teoricamente... sai quanti... quante pietanze sono insipide? Raga, il pollo se non lo condite sa di quasi niente. È così. Chest la vie. Ma infatti molti usano tipo il grillo per la farina. E non vi nascondo che se mi offrono un biscottino fatto di farina di grillo... io l'assaggio, e a meno che non abbia un sapore fortissimo, cosa che chi gli assaggia dice che non ce l'ha, me ne scofanerei anche un'intera scatola. Riccardo, sono andato giusto l'anno scorso a Padova, perché comunque sì, sono di Bolzano, ma non ci abito a Bologna, quindi
sono andato a vedere Padova Südtirol perché mi conveniva. Sono andato con un mio amico di Padova. Però anche lui è nato, cioè non è nato a Bolzano. In realtà lui è tipo nato a Roma, cresciuto vicino a Perugia. E poi si è trasferito da bambino a Bolzano e adesso è a Padova per studio. Però sì, comunque anche lui abbastanza bolzanino. Per adozione lo è, per noi lo è. E siamo andati a vederli a Padova. Adesso sabato vado a vederli a Ferrara. Ma tanto so che sono quello che porta sfiga. Io lo so già che il Südtirol non perde da 7 partite. È tipo in zona playoff in questo momento. Vado a vederlo, ne prende 8 dalla SPAL, già lo so. Comunque, io ve l'ho detto, io comunque tornando al discorso del cibo, io ve l'ho detto che sono poche le cose che non assaggerei a prescindere. Il cane e il gatto. Più il la rana, perché c'ho la fobia delle rane. Italia, Australia, Franchi, bello però. Rugby deve essere carino da vedere, anche perché il 99% delle persone che va a guardare il rugby è gente stra chill. È proprio quello per me è un bel modo di vivere lo sport. Vai, tifi per la tua squadra, finisce, tutti a bere insieme. Comunque Perù. Perfetto. Piura, eccola qua. Quello che è il modo giusto di vivere lo sport, non tifoserie super rincazzate che semenano fuori dallo stadio. Ve l'ho detto che io l'unica volta che ho visto una partita di Serie A è stata a Bologna-Milan nel 2019, novembre 2019. Ho accompagnato Dani al Dallara qua a Bologna perché mi fa, guarda... Ti vai ad accompagnarmi? Sì, va bene, ti accompagno, Dani. Uscendo dallo stadio, un tifoso del Bologna e un tifoso del Milan si sono menati e uno dei due è rimasto accoltellato. Capite che è una merda così? A me non piace, io preferisco di gran lunga andare a vedere uno sport dove a fine partita sono tutti chill, tutti tranquilli, anche proprio tra giocatori. E ci si gode il terzo tempo, ecco, come così. Tante volte capita che quando la squadra avversaria fa una bella azione, che la squadra avversaria applaudano. Ed è molto più bello così. Viversolo in quel modo. Un conto è se sei il giocatore che c'è coinvolto e su... Porca troia. Ma che ne so io di dove sono. Ma perché devono sempre interrompersi per queste zone di merda? Siamo in un percorso con un tracker. Su un sentiero di montagna, apparentemente anche ripido, oppure è stata montata male la fotocamera, questo non lo so. In mezzo al nulla. Al nulla. No, comunque, tornando... Occhio. Bogdkan Mountain. Ulaanbaatar. Minchia. No, comunque quello che sto dicendo è, se solo la persona in campo c'è dell'agonismo e sono io che un attimino mi carico, no? E magari durante la partita faccio anche un po' il bastardo, faccio un po' di trash talking con l'avversario, ma a fine partita io sono il primo che poi dice, oh scusa,
bella, ci siamo divertiti, fine così. Ma sono disposto anche a sopportarlo il trash talking. Cioè, è una cosa che è reciproca. Però a fine partita chiudi tutto, bella, è stato un piacere, andiamo a farci una birra? Sì, facciamolo. Dai, Musa Barrow, vieni anche tu? Sì, vieni anche tu. Guarda, Musa Barrow che si prende la birra... Non lo so, mi ispira. Ecuador. Cioè, nella mia testa io sto parlando con Orsolini. Sapete che Riccardo Orsolini un giorno lo troverò. Madonna, è sempre uno stalker cattivissimo. No, no, nel senso, Ricky, ti si vuole bene. Vieni a farti un bel piatto di gnocchi di zucca a casa mia, che c'ho una zucca da far fuori. Oh cazzo, questo non la sapevo, Riman. Bellino. Però sì, tornando al discorso di prima, beh... A me dà fastidio il tifo, proprio quello... Dove non è che dà fastidio, non mi piace vedere quel tipo di tifo proprio incattivito. Quello, secondo me, rovina tantissimo tutto. Cosa è successo l'altro giorno a Firenze, scusate? Cosa mi sono perso? Ma fai benissimo, Riccardo, fai benissimo. Ma è un po' lo stesso discorso che... Allora, ieri stavo guardando un video interessantissimo che parlava di come la Vanarama, che è la quinta serie inglese, è tipo la... La serie... Non esiste la serie... Cosa c'è dopo la serie D in Italia? C'è l'eccellenza, ok? L'equivalente dell'eccellenza in Inghilterra porta fino a tipo anche 13.000 persone allo stadio, che è una cosa inconcepibile per me. Lietuvos, Latvia. Lietuvos e Lituania. Però sì, vabbè, sono un coglione, ho perso la stricca 77. Faccia di merda. Però era un bellissimo video che parlava di come mai è seguita così tanto. Ed è tutta quanta gente che va lì per godersi la partita, molto chill, molto rilassata, per quanto in Inghilterra il tifo sia anche più cattivo rispetto all'Italia. L'oratorio, fra. Appena letto di prima. Bah. Vabbè, che ore sono? 22:27. Che tristezza. Cosa ci facciamo di ignoranza? Al volo. Dai, facciamoci un solo Italia. Urban Cities, facciamo un paio di... Urban Italy senza poterci muovere. Questo succede anche perché in quei campi sono meno restrizioni, quindi sono anche dei fan di qualche youtuber tipo... Sì, vero, però è un po' diversa la storia nella Vanarama. Comunque è bellino, cioè se lo trovate tipo... È di un ragazzo irlandese, non ricordo il canale, dovrei recuperarlo ma non ricordo. Però bello. Dai. Facciamo al volo un paio di round. Urban Italy, solo città, no move, start game. Ma dove cazzo siamo finiti? Pompeiana... Aspetta, Pompeiana ha incantato? Palazzo Venezia Napoli. Beh, grazie, in realtà poteva andare molto peggio.
No, sono soltanto i capoluoghi di provincia. Magari, ecco, piuttosto che i capoluoghi di provincia only, facciamo le città urban Italy. Only città. Magari capitiamo anche Sasso. Capitiamo anche in non capoluoghi di provincia. Itinerario palladiano. What the fuck you talking about? Ciao da Drake. Il mio uomo. Chats. Allora, questa qua è la guesso a caso. Secondo me siamo a... È piatto però, è piatto. Cremona. Era Vicenza, premai detto. Tua madre assicurazioni, molto grazie. Ah, sto cercando di capire, c'era un... Madò, ragazzi, di quanti anni fa è questa foto? Guardate i prezzi della benzina. Di quanti secoli fa è questa foto? Un salutone a tutti quelli che devono fare la benzina quotidianamente per andare e tornare al lavoro. Ah, così, 300 metri, bellissimo. Comune di Agrigento, grazie, per fortuna. Grazie, passi carrabili. I genuini alimenti naturali e la Madonna. Oh, mi sa un po' di Bolzano, però. Cioè, so che non è Bolzano, ma mi sa un po' di Bolzano. Oddio. Ma sai che... Non è Bolzano. Non può essere. Però un po'. No, no, siamo molto più a sud, secondo me. Sono le montagne, ma sono un bait. Sondrio, bella Sondrio. Non ci ho pensato, ma Sondrio potrebbe essere una bella guess. Vai, vado con Sondrio. Sarà sbagliato. Dove cazzo sta Sondrio? Hello? Dove minchia è? Eccola. Sapevo che era lì in cima, non la trovavo però. Era Lecco invece. Beh. Viale Piacenza, Viale Salso Maggiore. Tier, ma questa è la mia scuola, questo è il mio licengno. Quasi vicino a Tiga. È l'unica. Cazzo! Riccione. Affanculo. Riccione non è una vera città. La costruiscono soltanto quando la gente... Qua c'era una gelateria buona. La costruiscono soltanto per l'estate. È un po' tipo una di quelle cittadine in cui vengono ambientati i vari capitoli del professor Layton. Che la gente crea città sotto la città. Cose strane. Questa roba. Dove cazzo è? Cae Olenti, eccola. Tipo qui. Vabbè, quella è via Salso Maggiore. Non era proprio la direzione della città, purtroppo. È la versione città di Michael Bublé. Esatto. Scongelano Riccione.
qua no clue. Oh, perché no? Mi sa... Sì, in effetti è strano, via Salso Maggiore. Però ci sta. Sto cercando cartelli, cartelloni pubblicitari anche, non vedo niente. Caltanissetta. Ma cazzo proprio. Dov'è Caltanissetta? Io so che esiste, ma non so dove sia. Caltanissetta, eccola qua. Merda, era Catania invece. E niente. Ah, va che bello il campo da calcio della... Pff, c'hanno pure gli stand. Boh. Ma leggo un cazzo! Sembra il Druso. Ehi, non è vero, il Druso ha meno posti a sedere di questo. Oh, lascia fare che l'altro giorno era pieno, c'era il sold out contro il Parma, c'erano tutte 5.000 le persone. Allora. Sto cercando di capire se si riesce a leggere da qua, ma non vedo niente, quindi... TPM immobiliare. TPM. TPM Treviso. Riccione di nuovo. Ma vaffaculo. Non esiste Riccione. Ok. Affitta camere le isole. Tratto IA da Turiddu. Da Salvatore. Allora, i nomi delle vie scritte così sulle pareti le ho viste a Palermo. Esattamente in quel modo. Era Trapani, comunque non ero molto distante, dai, potevo andare peggio. Museo civico Casale Monferrato. Dove cazzo è Casale Monferrato? Sa di Toscana, ma non ho idea di dove sia. Casale Monferrato. Ok, è in Toscana, bellissimo. Piemonte, Torino. Ah! Casale Monferrato. Sopra ad Alessandria. Val Madonna, Adesso non ho idea di quante persone ci mandoli. Frassinello Monferrato. Casale Monferrato, eccolo. Qualità. Dai, facciamoci un ultimo roundettino. E poi tutti a nanna. Divieto, tranne quelli che vanno al civico. 8, loro sono speciali. Va bene. Piscine Verbano. Vabbè. Verbania. Cazzo! Vabbè, dai, fottiti più o meno. Fun fact, nemmeno io vado a nanna. Minchia, che palle, devo editarmi il video per giovedì. Io non ho la voglia. Non la tengo. Allora. American Burger. Grazie, non mi serve molto. Raga, c'è un porto. Dov'è che hanno i porti in Italia? Da nessuna parte, vero? Genova! Sbagliato. Bazzara del Vallo, è certo, era proprio Genova. Porto Gruaro. Mica, 3 ore di uncut, no, c'è un sacco di cose che non posso tenere, credetemi. Che proprio anche se volessi non le potrei tenere. Questo è un incrocio casuale. Carpi! Dov'è Carpi, mo? So che è qui. Benissimo! Questo cos'è, il quarto?
offende. Questa è palesemente la Valletta. E questa è Malta. Secondo me senti tipo... qui. Da qualche parte. Tu mi butto ad Amalfi. Sarà sbagliato, ma mi ci butto. Porca troia, era Siracusa. Io ho visto Positano, la mia discolpa. Vicenza. Questo era scritto, bellissimo. E con Vicenza abbiamo aperto questo round di città. E con Vicenza lo chiudiamo. Signori. Stoppa la musica. Grazie per la compagnia.